Buonasera a tutti, io direi che possiamo iniziare questa presentazione della terza edizione della Rivoluzione Dimenticata di Lucio Russo. Ringrazio in particolare da subito il relatore Carlo Rovelli, che è collegato dal Canada. Grazie molto, poi Carlo ti do il microfono quando è il momento di parlare, e anche Lorenzo Perrilli, che adesso ci darà parlerà a nome del Dipartimento di Letteratura Antica, non mi ricordo come si chiama. Del centro interdisciplinare, giusto. Del centro interdisciplinare dell'Università di Tor Vergata, perfetto. Io sono Benedetto Scoppola, sono il coordinatore della Macroarea di Scienze. Come primo saluto, siccome siamo qui alla Macroarea di Scienze, in particolare Lucio ha fatto parte del Dipartimento di Matematica, vorrei chiedere al direttore del Dipartimento di Matematica di dare un saluto ai partecipanti che sono nell'aula e quelli online. Grazie Benedetto. Dunque, io sono Filippo Gracci, direttore del Dipartimento di Matematica, e porto i saluti e il benvenuto da parte del Dipartimento a tutti quanti. Ed è per me motivo di orgoglio e estremo piacere essere qua alla conferenza sulla Rivoluzione Dimenticata di Lucio Russo, sia perché Lucio è stato un collega per tantissimi anni ed è ancora docens presso il Dipartimento di Matematica, quindi comunque rimane sempre con noi. Quindi io auguro a tutti un ottimo evento e sono certo che sarà molto bello. Ok, quindi grazie a tutti di essere qua e buon proseguimento. A questo punto chiederei a Lorenzo Perrilli di dare un saluto alle persone che sono presenti in sala e alle persone online. Lorenzo, credo che devi toglierti il muto, in questo momento dovrebbe essere possibile, sì. Adesso cerchiamo di... L'audio non funziona più. L'audio non funziona più, non mi sentite? Adesso stanno cercando di risolvere. Lorenzo, se mi senti ti chiederei di togliere il muto da Teams, così dovresti poter parlare. Lorenzo, non mi senti. Che si può fare? Non si sente nulla? Qualcuno può dirmi se si sente qualcosa? No. Carlo Rovelli, ci senti? Per rispondere devi togliere il muto da Teams, dove c'è... In questo momento è ricomparso l'audio, prima non vi sentivo. Ah, perfetto, benissimo. Buongiorno, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Lorenzo Perrilli, ci senti adesso? Sì, vi sento. Perfetto. Allora, vabbè, diciamo, forse passerei direttamente ai saluti da parte di Lorenzo Perrilli, che è il direttore del centro interdipartimentale del nostro Ateneo
che svolge ricerche sia nel campo umanistico sia nel campo scientifico, e poi dopo diamo la parola ai relatori. Lorenzo, a te la parola. Grazie, grazie Benedetto, io vi ringrazio di essere qui oggi tutti, i relatori, Lucio Russo e gli ospiti online in presenza, e mi scuso moltissimo per non essere con voi fisicamente, ma sono in Germania e purtroppo hanno coinciso due impegni entrambi non prorogabili. Detto questo, io sono molto contento di riprendere le attività del Centro Studi che per un anno e mezzo di pandemia ha deliberatamente rinunciato a iniziative unicamente online che ci sono parse, diciamo, in quantità anche eccessiva e soverchiante. Quindi sono molto contento di riprendere questa presentazione, perché sia perché Lucio Russo è Lucio Russo, lo abbiamo avuto anche il nostro ospite al centro almeno due o tre volte, sia in convegni che in conferenze, con grande piacere, sia perché il libro di Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata, ha segnato, e lo sentiremo immagino poi dai colleghi che presenteranno, ha segnato veramente un momento, direi anche di svolta, senza retorica, senza esagerare, insomma, in un certo tipo di studi e di ricerca, di interrelazioni tra discipline e di uno sguardo innovativo su storie che ci sembra di conoscere, ma che poi in realtà ci sono, come Lucio stesso ha dimostrato, ampiamente ignote. Non tutti possono condividere tutto, ma questo è importante, la provocazione anche che fa parte del gioco, e anche il fatto che questa terza edizione, per quel che io ho potuto vedere, non è semplicemente una ristampa, ma è una vera nuova edizione, arricchita, modificata, integrata in tanti punti e per tanti aspetti. Quindi non mi voglio dilungare, insomma, ecco, sono qui a distanza, vi ascolterò molto volentieri. Sono felice che a Tor Vergata siete riusciti, perché poi il grande merito va ai nostri colleghi matematici, a Benedetto Scoppola e agli altri amici che si sono dati un po' da fare per organizzare questa iniziativa, e a Lucio che è presente oggi e che immagino e spero vorrà poi interloquire con le domande che certamente ci saranno. Quindi ringrazio di nuovo tutti, sono molto contento, ribadisco, di questa iniziativa. La parola a voi nella sala, lascio la parola ai relatori e vi ascolto, vi seguo con molto piacere. Grazie a tutti. Grazie molto Lorenzo. Per le domande, chi è in sala può alla fine delle relazioni o alla fine delle quattro relazioni poi le domande. Per chi segue online, vi pregherei di scrivere le domande sulla chat e poi porremo le domande alla fine della presentazione a Lucio e insomma ci risponderà alle domande delle persone che sono in sala e quelle che ci seguono online. Io a questo punto direi di iniziare con la presentazione. La prima relazione è del professor Luciano Bossina, che è professore dell'Università di Padova e insegna letteratura greca, e gli do subito la parola. Ecco, grazie dell'invito innanzitutto, dell'ospitalità, sono occasioni di dialogo particolarmente preziose queste, così trasversali, sono anche piuttosto rare, devo dire, quindi il mio è un apprezzamento genuino per i colleghi di Tor Vergata, fronte matematica, fronte filologia classica, fisica, che hanno organizzato questo incontro. Il merito naturalmente di questa trasversalità è del libro, che pone problemi enormi, trasversali a noi tutti, e che tutti noi leggiamo da angoli prospettici diversi, ma con uguale beneficio. Come è stato detto, io mi occupo di antichistica, di filologia classica, quindi il mio ruolo quest'oggi, non perché io pensi di incarnare la mia disciplina in maniera antonomastica, ma in qualche modo nel gioco dei ruoli che abbiamo quest'oggi, incarno l'antichista che legge un libro di storia della scienza antica. E per evitare di aprire con elogi, non perché non siano meritati, ma perché sono piuttosto comuni di fronte al libro di Lucio Russo, che ha segnato, come è già stato detto, un'epoca, eviterò di ricordare proprio l'ovvio, forse solo due cose che ai non antichisti forse giova sapere. Intanto, questo libro ha dato, tra i tanti suoi meriti, ha dato una nuova vitalità all'ellenismo,
su un fronte che di norma gli studiosi di ellenismo non considerano. Anzi, vogliamo proprio dirla tutta. Chi ha inventato il concetto di ellenismo, chi ha segnato dal punto di vista proprio storiografico l'esistenza di quest'epoca, così denominata, con quei paletti cronologici, eccetera, lo ha fatto su una serie di criteri che non hanno mai contemplato la scienza. Se uno legge la storia dell'ellenismo, cosiddetta appunto di Droysen, si rende conto che la scienza non c'è. Il nome di Archimede è menzionato solo una volta a proposito della politica di Siracusa, il nome di Euclide non compare mai, e l'unica volta in cui compare Aristarco di Samo la sua teoria eliocentrica è solo perché Droysen ha quel momento di interesse a segnare una distinzione tra filosofia e scienza. Di fatto è un'assenza molto cospicua, soprattutto se poi uno legge il libro di Lucio Russo, ha la sensazione, ha direi anzi la dimostrazione che invece la scienza come lui la definisce, su questo naturalmente immagino che oggi si discuterà, sia invece uno degli aspetti in assoluto più denotanti di quest'opera, di quest'epoca. Il secondo aspetto che vorrei mettere in rilievo molto rapidamente è che uno dei meriti di questo libro è di aver reintrodotto senza ipocrisia il concetto di valore, di errore, di giusto e sbagliato nella storia del pensiero. Questo è un aspetto che credo stia molto a cuore, sta molto a cuore, dovrebbe stare molto a cuore anche agli antichisti, che diciamo nel fronte della letteratura hanno spesso cercato di marginalizzare il problema di dare un giudizio, e semmai il rischio di Lucio Russo è di darne in maniera così categorica da imporre poi appunto un dibattito, e su questo naturalmente credo che torneremo io stesso a dire qualcosa. Ciò detto, come ho letto io questo libro e come oggi vorrei leggerlo con voi? Io non mi occupo di storia della scienza, quindi non ho titolo a parlare in questo fronte, però mi occupo di storia della filologia e di quei medesimi secoli in cui cade l'interesse di Lucio Russo. Quindi per me l'interesse, un interesse innanzitutto egoistico, non lo nascondo, è stato leggere il libro di Lucio Russo per vedere in che senso la storia della filologia possa dialogare con la storia della scienza, dove vi siano congruenze e dove vi siano discontinuità. Allora, diciamo, assumiamo per ciò stesso un punto di riferimento molto importante nell'ambito dei miei studi. 30 anni prima, grosso modo, che Lucio scrivesse questo libro sulla storia della scienza ellenistica, Rudolf Pfeiffer, uno dei maggiori studiosi del secolo scorso in ambito filologico, scrisse una storia della filologia classica negli stessi secoli. Allora, leggere insieme queste due opere è particolarmente illuminante, lo è per l'antichista, io credo possa esserlo anche per lo storico della scienza, e non nascondo che anche questo è il modo in cui io lo propongo poi ai miei studenti, ovvero sia provare a vedere se l'interpretazione storiografica che questi due autori hanno applicato a quest'epoca coincide o no. Allora, io da questo momento vorrei proprio esercitarmi in questo dialogo per vedere se sia fruttuoso, come almeno è stato per me medesimo. Allora, innanzitutto un punto di congruenza che ritengo molto importante, perché è un aspetto decisivo dell'interpretazione del libro di Russo, è quando inizi la scienza. Quando si possa davvero considerare scienza in senso proprio. La risposta di Russo, come capisce chiunque legga questo libro fin dalle pagine iniziali, dopo aver definito che cosa sia scienza per lui, l'inizio della scienza è in epoca alessandrina. Prima non è scienza, prima, il che non implica naturalmente un disvalore, su questo è evidente, però è un'altra cosa. Allora, questa cronologia, che implica davvero un'interpretazione molto netta, dalle conseguenze molteplici, e che forse crea qualche disagio, non lo possiamo nascondere, perché Aristotele, tutto il Peripato, viene, diciamo così, accompagnato alla porta rispetto alla storia della scienza, di cui non fa parte, crea disagio forse allo storico della filosofia, crea disagio allo storico della scienza, crea indubbiamente disagio allo storico della filologia, anche il pensiero antico, e però esattamente la medesima conclusione a cui giunge Pfeiffer. La storia della filologia inizia in epoca alessandrina, prima ci sono soltanto primordi, embrioni, preistoria, che lui naturalmente racconta in maniera molto dettagliata, molto avvincente e molto documentata, cioè non è presente nel libro di Pfeiffer, lo è meno nel libro di Lucio, ma il punto di convergenza è molto chiaro. Da lì poi inizia una stagione intellettuale diversa, tanto negli studi filologici quanto negli studi scientifici. Un altro aspetto che mi sembra particolarmente importante della convergenza di questi due libri è, come dire, il dialogo contrastivo con gli studi filosofici. Vedete che affronto temi enormi, perdonerete l'approssimazione, ma è solo per intavolare un dialogo che poi immagino proseguirà.
La sensazione è che sia nella storia raccontata da Pfeiffer, sia nella storia raccontata da Russo, scienza e filologia abbiano dovuto, come dire, liberarsi dalla morsa della filosofia. Nel momento in cui ancora questi studi erano in possesso delle scuole filosofiche, posto che queste categorie che sono applicate per lo più dall'esterno, dai moderni, non avevano ancora raggiunto un grado di autonomia disciplinare ed epistemologica ben definita. Anche prima, anche nell'ambito delle scuole filosofiche ci si occupava di testi, Aristotele ha scritto un celeberrimo libro sulla poetica, e anche nelle scuole filosofiche, la scuola della filosofia della natura, no? Come appunto viene anche chiamata, la scuola ionica, si occupavano di temi che sarebbero poi stati ripresi dalla scienza vera e propria, come Russo la definisce. C'è collegato Carlo Rovelli, direi che il nome di Anassimandro si menziona non ex causa, per ovvi motivi. E tuttavia, per separarsi, per ottenere davvero una autonomia disciplinare propriamente detta, questi studi hanno dovuto liberarsi dalla morsa dei filosofi. Vorrei ancora osservare una cosa rispetto alla nuova edizione del libro di Russo, che ha, come è stato anche detto dal mio collega Perilli, che saluto cordialmente, ha davvero, non è proprio una ristampa, non è una riedizione, diciamo, con un piccolo maquillage, è un ripensamento profondo che incorpora anche tutta una serie di ricerche che poi Lucio ha continuato a produrre nel tempo dopo la prima edizione. Un aspetto che mi ha particolarmente convinto, che anzi avrei voluto anche più diffuso in questa nuova edizione, è il riferimento al convenzionalismo linguistico, che mi sembra molto importante. Lui lo inserisce in questa edizione, forse è più chiaro quando ne parla nell'Archimede, devo dire che in questo libro, perché lì ha avuto meglio il merito di mettere in relazione il convenzionalismo linguistico di epoca ellenistica con la diffusione del libro, che è un aspetto che invece rimane un po' più in ombra nel saggio, nella nuova edizione. Perché ritengo molto importante questo aspetto sul quale molto potremo informarci? Naturalmente il problema del convenzionalismo linguistico non nasce in epoca ellenistica, ma per arrivare alla forma che appunto considera Lucio e che, a cui appunto dà il peso anche teoretico che ha in questo libro nell'epoca ellenistica, dovevano maturare due condizioni che offrono al convenzionalismo linguistico davvero un ancoraggio all'epoca alessandrina. Le menziono rapidamente, io credo su questo forse potremmo tornare a discutere. Solo in epoca ellenistica comincia una storia della lingua greca, cioè uno studio verticale della lingua. Allora, soltanto in un'epoca, io credo, che fa i conti con la storia evolutiva del lessico, si può dare un convenzionalismo linguistico come lo intende Russo. Un esempio banalissimo, di fronte a una variante del testo omerico, in certi papiri si trova una parola, in certi altri se ne trova un'altra, come decidere quale sia quella autentica? Ecco, il filologo alessandrino comincia a riflettere sul fatto che soltanto dopo Omero quella parola, che pure già Omero, al tempo di Omero c'era, acquista un particolare significato. Allora, se soltanto dopo Omero quella parola acquista un determinato significato, non può essere autentica, dunque il papiro che la trasmette ha incorporato una glossa posteriore. Esempi, diciamo, banali se volete, ma che implicano uno studio della lingua nel suo asse verticale. Allora, questo avviene soltanto in epoca ellenistica, comincia in maniera diffusa in epoca ellenistica, ed è questo uno degli elementi fondamentali del convenzionalismo linguistico che favorisce il convenzionalismo linguistico. L'altro aspetto sull'asse orizzontale è che soltanto in quest'epoca, in maniera massiccia, i greci fanno i conti con le altre lingue, vengono a contatto con altre lingue e cominciano a produrre anche strumenti lessicografici. Noi abbiamo dei magnifici papiri di età ellenistica in cui vediamo, sono lessici, sono vocabolari antichi, in cui tra i lemmi greci cominciano a comparire anche i lemmi del persiano, i lemmi di altre lingue. Allora, questo studio orizzontale di altre lingue, verticale sulla storia della propria lingua, e insieme all'esplosione del libro, hanno sicuramente comportato le condizioni necessarie a quel convenzionalismo linguistico a cui fa riferimento Russo. Un altro aspetto importante nel confronto tra filologia e scienza. Rudolf Pfeiffer, torno di nuovo al suo importante libro, ha ipotizzato la nascita della filologia dalla poesia. Non vi voglio infliggere adesso troppe digressioni su queste, ma il primo filologo è un poeta. Modello di Filita, modello di Callimaco, che sono poeti e filologi allo stesso tempo. Serviva a Pfeiffer per dimostrare come nasce la filologia. La filologia nasce da un'esigenza poetica, di carattere letterario. Poi successivamente, però, la filologia, per essere tale, ha bisogno dell'urto della scienza,
e quindi dopo l'esperimento del filologo poeta abbiamo il filologo scienziato, che è il nome di Eratostene, naturalmente. Dopo l'urto con la scienza, la filologia riesce a trovare finalmente un contorno disciplinare autonomo che la trasforma in disciplina nuova, autocosciente e definitiva, la filologia perfetta. Perché ricordo questo schema? Perché questo è lo schema storico che Pfeiffer descrive e si è domandato, in pagine molto efficaci, se questo sia uno schema, diciamo così, occasionale, nel mondo ellenistico è successo così, o se deve succedere così. Allora ho provato a vedere quando la filologia è rinata in altre epoche, e ovviamente lui aveva pensato al Rinascimento, e ha provato ad articolare il medesimo schema, il modello di Poliziano e Petrarca, seguito dal modello di Scaligero e poi dal modello di Bentley, implicano lo stesso processo evolutivo, cioè anche nel Rinascimento la filologia è nata da poeti, ha dovuto fare, appunto Petrarca, Poliziano, ha dovuto fare i conti con la scienza, Scaligero, e alla fine è diventata veramente filologia nel pieno senso moderno del termine con Bentley. Allora, il riproporsi del medesimo schema in ambito ellenistico e poi in ambito rinascimentale non era allora un caso. La filologia nasce così, la disciplina si evolvono secondo modelli evolutivi osservabili e riproducibili. Allora, da questo punto di vista è molto interessante il confronto con la scienza, perché si ha la sensazione che se la filologia è nata da una spinta letteraria, con l'urto della scienza è riuscita a liberarsi alla fine della poesia per diventare scienza pura, c'è da chiedersi, e sul libro di Russo secondo me andrebbe letto in questo modo, se la stessa cosa non sia dovuta anche alla scienza, cioè la scienza a un certo punto con l'urto della filologia sia riuscita a liberarsi dalla morsa della filosofia. Non sono riflessioni sulle quali forse conviene soffermarsi. Dopodiché ci sono anche degli aspetti in cui filologia e scienza sembrano non avere gli stessi riscontri, e su questo io credo che sia molto utile a riflettere. Il problema fondamentale che pone il libro di Russo in generale è quello di aver individuato, come ben noto, un tracollo culturale. La scienza ellenistica raggiunge l'apogeo tra il terzo e la prima metà del secondo secolo, poi succede un tracollo, un trauma che ha dei determinati punti storici molto chiari. Da quel momento di fatto c'è l'oblio, appunto la rivoluzione dimenticata. Secoli trascorreranno con qualche refolo di scienza che ancora riuscirà in qualche modo a soffiare, ma fondamentalmente bisognerà aspettare l'epoca moderna per riscoprire quello che già gli antichi avevano scoperto. Questo è il modello evolutivo che ci offre Russo e che è molto provocatorio, perché implica appunto che il progresso non sia una linea, diciamo così, continua nel tempo, ma sia appunto un processo che conosce anche dei momenti di trauma e di retrocessione, con tutte le conseguenze anche di ordine civile, no? Che questo naturalmente comporta. Ecco, allora, qui la differenza tra filologia e scienza è abbastanza netta, perché quel medesimo trauma, il trauma che indica Lucio Russo, è negli anni 146-145, in cui ci sono tre grandi eventi storici di portata cataclismatica. I Romani distruggono Cartagine, distruggono Corinto, e c'è un conflitto dinastico all'interno dei Tolemei in Egitto, nel passaggio da Tolomeo VII a Tolomeo VIII, che provoca un spoiler system drammatico, l'uccisione o il forzato esilio di tutta la classe dirigente intellettuale alessandrina, anche simbolicamente la grande biblioteca di Alessandria viene data in gestione a un militare, un segno, devo dire, piuttosto simbolico, no? Mettere a capo della grande biblioteca di Alessandria un soldataccio. Questo crea, diciamo, un vulnus non più recuperabile, perché i Romani in questo modo di fatto dominano il Mediterraneo, annullano la cultura greca, o meglio scelgono di recuperare dalla cultura greca tutto ciò che non è scientifico, distruggono la cultura fenicia, che invece era molto progredita soprattutto dal punto di vista tecnologico, e appunto il vulnus all'interno della tradizione alessandrina. Ora, perché c'è una differenza da questo punto di vista importante tra l'aspetto della storia della scienza e della storia della filologia? Perché questo mondo si è riprodotto identico anche nella filologia. Tra questi intellettuali che sono scappati da Alessandria, che sono stati uccisi, c'erano anche il fiore di filologi, a partire da Aristarco. Ecco, però l'interpretazione di Pfeiffer da questo punto di vista è molto diversa rispetto a quella di Russo. Cioè, questa crisi non provoca un tracollo, ma provoca una disseminazione. Cioè, gli studiosi che vengono allontanati forzatamente da Alessandria si diffondono per tutto il Mediterraneo e vanno a Rodi, e vanno a Bergamo, e vanno a Roma, e quindi, diciamo, portano il sapere fuori,
Il modello più paragonabile, che talvolta io offro in maniera un po' provocatoria anche in aula, è quello naturalmente del nazifascismo, no? Quando appunto la diaspora degli intellettuali ha disseminato le conoscenze della tradizione scientifica europea in tutto il mondo, soprattutto nell'Occidente, al di là dell'Oceano. Va bene, allora da questo punto di vista verrebbe da concludere che, lo dico in termini ovviamente un po' rudimentali, esportare la filologia è più facile che esportare la scienza. Perché? Su questo occorre riflettere, magari qualcosa diremo. L'altro aspetto in cui si vede una discontinuità è proprio nella trasmissione nel tempo. Il grande tracollo che appunto diventa uno snodo interpretativo così importante nel libro di Lucio Russo implica che la grande stagione augustea a Roma sia un'epoca tecnicamente di decadenza. Non c'è persona più bistrattata nel libro, credo, di Plinio. Plinio è proprio una bestia nera di Lucio Russo, lo indica proprio come l'esempio per eccellenza dell'intellettuale romano che sa di tutto un po', ma di fatto non sa nulla, e ogni volta che si introduce in problemi scientifici compie, diciamo, scrive delle sciocchezze enormi, e soprattutto serve a Russo, devo dire in maniera molto efficace, per misurare, no, la differenza tra quello che sapeva un intellettuale greco e quello che sapeva un intellettuale romano in ambito scientifico. Certo, l'epoca di Plinio è anche però l'epoca di Tacito, ed è difficile dal punto di vista degli studi antichistici pensare a un'epoca augustea o a un'epoca tanto repubblicana come a un'epoca di decadenza. È difficile dire che Orazio, Virgilio, eccetera, e tutte le grandi autorità che noi conosciamo siano decadenza. Dunque evidentemente c'è un registro diverso. Allora il problema qui è verificare se si possa produrre appunto nella storia del sapere un diverso binario, se si possa mantenere alto il grado letterario filologico e mantenere basso invece il grado scientifico. Questa è la sfida naturalmente che Lucio pone, cioè c'è stato un tracollo anche negli studi umanistici o no? Allora, questi temi sono stati naturalmente già affrontati da alcuni grandi filologi del passato. Io ricordavo prima che Poisen, quando ha creato di fatto la categoria dell'ellenismo, ha completamente marginalizzato la scienza. Poi nel corso dell'Ottocento, della prima metà del Novecento, in realtà la filologia ha fatto i conti, almeno in certi momenti, con alcune autorità particolarmente illuminate, con il mondo degli studi scientifici, e ha cercato di introdurli all'interno di una visione organica della civiltà antica. Io ricordo sempre con particolare piacere alcune pagine di un grande filologo del passato, che si chiamava Eduard Schwarz, che è stato uno dei maggiori esponenti della mia disciplina, perché volevo proprio richiamare una paginuccia, sarò breve, non voglio essere minaccioso, che forse aiuta a mettere a fuoco anche alcuni dei problemi che ho cercato di sollevare. Schwarz all'inizio del Novecento scrisse in termini divulgativi, quindi diciamo per il grande pubblico, posto che allora fosse davvero così grande, una serie di Charakterköpfe, come lui li chiama, cioè di figure caratteristiche dell'antica letteratura, quindi una sorta di storia della letteratura per prosopa illustri. Tra questi ha voluto anche inserire Eratostene, e non era una scelta da poco in effetti, se non altro perché di Eratostene dal punto di vista letterario abbiamo pochissimo, quasi nulla. Quindi diciamo, la scelta di inserire Eratostene tra le grandi personalità della cultura greca era già una scelta molto indicativa. Allora, nel tratteggiare questa figura di Eratostene, Schwarz ha scritto delle pagine che forse giova di prendere, perché sembrano, diciamo, l'antefatto di Russo. Permettetemi di leggere questo testo, diciamo, non è mai stato tradotto, lo traduco io un po' alla bene meglio per noi, comodamente. Il terzo secolo, dice, è l'epoca più fiorente dell'ellenismo e al contempo della scienza ellenica. La scienza greca, nella sua essenza, non era diversa da quella moderna. Il metodo con cui Teofrasto distinse poche caratteristiche tipologie per orientarsi in modo comprensibile nella ricchezza del mondo botanico scoperto a Oriente, con la scoperta del principio del calcolo integrale per opera di Archimede, obbligano a riconoscere che a una tale scienza sarebbe bastato di proseguire sulla via intrapresa per approdare direttamente alla scienza moderna. Un'infinità di cose i moderni hanno non già scoperto per primi, ma piuttosto riscoperto, perché una quantità gigantesca e non misurabile di risultati scientifici sono stati via via dimenticati nell'antichità, sono tanti fatti diretti proprio,
e poi durante il Medioevo, almeno Occidente, del tutto per tutti. Come questa realtà di fatto, uno degli ostacoli più gravi all'idea del progresso ininterrotto del genere umano, si possa storicamente intendere e spiegare, è questione particolarmente intricata, cui non si riesce a dare una risposta agevole. È evidente che intervenne anche una serie cospicua di agenti esterni. Poi fa alcuni esempi, li riassumo io con parole mie. Il primo, detto in maniera rudimentale, è il mondo degli studi filosofici e letterari può anche proseguire in assenza di grandi finanziamenti pubblici. Questo, diciamo, è un riassunto in termini moderni di quello che dice Schwarz, che parlava ovviamente di generosità di principi ottimati, anche per lui stava ancora sotto il Kaiser, naturalmente. E infatti guardava con interesse a quel modello ellenistico perché lo pensava come un modello perfetto per la sua Prussia. Cioè un grande regno, ricco e potente, che finanzia la più grande università del mondo. Allora lui dice, fin quando i Tolomei riuscivano a garantire grandi finanziamenti, allora la scienza è riuscita a mantenersi altissima. Quando i Romani hanno perso questo interesse, rimprovera ferocemente Cesare e Augusto, avrebbero avuto le possibilità economiche per farlo, ma non lo hanno potuto fare, la scienza è deperita. Invece il filosofo addirittura lo dice che in termini di turbolenza può persino lavorare meglio. E quindi, diciamo, colui che vuole, come dice, propone un'interpretazione del mondo, allora potrebbe spiegarsi così la differenza tra scienze umanistiche e scienze, diciamo, le scienze naturali? Più convincente mi sembra un'altra risposta che dà subito dopo. Sono due righe, ma mi sembrano particolarmente efficaci. La poesia del passato può essere salvata anche attraverso epoche non poetiche, mentre la fiaccola del sapere si spegne se vengono meno le mani che se la trasmettano. E di tutti i frutti dello spirito greco, nessuno ha patito quanto la scienza, raffinata, pianificante, simile a una poderosa marcia di avanzamento, sviluppatasi in epoca ellenistica. Allora, la riflessione mi sembra particolarmente interessante. Nell'ambito della trasmissione del sapere, nell'ambito letterario, se si salvano i testi, naturalmente questa è la precondizione, se si salvano i testi, può anche venire un periodo di offuscamento generale della cultura, un periodo di tracollo, può sempre nascere, questa è l'interpretazione di Schwarz, una nuova generazione che saprà ripartire come da zero. Basterà leggere quei testi e ripartire. È quello che hanno fatto Petrarca, Poliziano, no? A rigore. Nell'ambito scientifico questo non si può dare, perché se anche i testi sopravvivono, se manca la trasmissione intermedia, e possiamo allora tradurre in termini nostri la scuola, cioè se manca la continuità del magistero, allora quei testi non parlano più, nessuno li capirà più anche se si salvano quei testi. E quindi a un certo punto non li copieranno nemmeno più, e infatti Russo insiste molto sul fatto che certe opere di Archimede poi si troviano un manoscritto. Allora, questa potrebbe essere una delle fondamentali differenze, se vogliamo accettarla, è anche una questione che, visto che siamo qui appunto a dialogare trasversalmente, una diversità nella esportazione e nella trasmissione del sapere, intrinsecamente legato a quel tipo di sapere, produrrebbe, stando alle interpretazioni che stiamo seguendo di Russo e di Schwarz, in maniera anche piuttosto consentanea, una diversa capacità di mantenere vivo questo sapere. E allora, da ultimo, il problema della scuola, e poi davvero vi lascio la parola ad altri, è molto interessante che nella filologia classica l'importanza della scienza greca si sia soprattutto valorizzata quando si sia trattato di provare a rifare i programmi scolastici del liceo. Questo è molto interessante, molto interessante. Tra il 1890 e il 1900, la stagione più alta della filologia classica, appunto la Prussia ha avviato un processo di Schulreform, di riforma scolastica molto, molto, molto poderosa, che va nella stessa linea che abbiamo visto percorrere poi in diversi stati, in diverse tradizioni tutto il Novecento, cioè il tentativo di ridurre gli studi monistici in pro di studi tecnici, diciamolo proprio con franchezza. Quindi, diciamo, le polemiche che ciclicamente noi vediamo sui grandi giornali, ad ogni esame di maturità, su qualche intellettuale che si alza la mattina e scrive sul Corriere che non interessa più studiare da questo passivo, ma bisogna studiare soltanto i mitocondri, no? Non cito esempi a caso, sono uguali, identiche alle polemiche che si leggevano nel 1800 in Russia. Si potrebbero fare proprio dei... quindi anche quelle sono polemiche evidentemente proprio di retroguardia, se da 120 anni sono identiche. Vediamo le cose in maniera più seria. Questo problema ha portato alcuni grandi intellettuali a provare a ripensare perché si studia il greco allora nei licei.
E allora uno degli esperimenti più singolari, che purtroppo è stato un esperimento perdente, dobbiamo ammettercelo, ma che forse giova la conseguenza che noi studiamo l'università come archeologia anche un po' del nostro ambito, è stato quello di, un, di, un, di un'antologia scolastica, no? Prodotta dal più grande filologo vivente allora, Ulrich von Wilhelmowitz Möhlendorf, che appunto si intitola Griechisches Lesebuch, vuol dire proprio antologia di testi di greco, quindi il più grande filologo, il più grande professore universitario si è messo a fare il manuale del liceo, ed è particolarmente interessante leggere, non lo faremo con voi, come si deve strutturare secondo lui questo manuale e poi quali passi ha messo. Vi voglio soltanto leggere, diciamo così, le categorie di testi che lui ha voluto inserire. Allora, la prima categoria erano favole e racconti, cioè la prima alfabetizzazione per via narrativa. Poi storia, testi storici, quindi Tucidide, Erodoto. Politica, naturalmente, erano gli anni in cui era stata appena riscoperta, poi anche, non dimentichiamocelo, l'Atenaio Politeia di Aristotele. E poi però subito dopo un'antologia di testi di Erd und Himmelskunde, cioè studio della terra e del cielo, tutto quello che gli antichi sapevano della terra e del cielo, e poi matematica e meccanica, in cui lui metteva passi di Euclide, di Archimede, di Erone, poi medicina, Ippocrate e altri testi di tradizione appunto medica, e poi soltanto dopo filosofia, naturalmente poi si chiudeva con un omaggio inevitabile al cristianesimo primitivo. Allora, è molto interessante, non c'è, vedete, non c'è il teatro, non c'è il teatro, non c'è Demostene, non c'è Demostene. Lui dice, tanto questi bisogna leggerli. Il punto è che agli studenti di liceo bisogna far leggere Euclide, Archimede, Erone, perché sono il frutto più alto della civiltà antica insieme al resto della civiltà, e soprattutto se uno vuole avere un'idea dell'utilità della civiltà antica deve conoscerla nella sua integrità e non può quindi soltanto limitarsi, lui dice, agli aspetti letterari, no? E ci sono anche stoccate particolarmente feroci contro Saffo e altre tradizioni. Il libro di Russo nella nuova edizione contiene un epilogo che è un grido di allarme, questo grido di allarme contro, diciamo, la diffusione dell'irrazionalismo anche negli studi scientifici in termini globali. Invito tutti a leggerlo, chi non l'abbia ancora fatto, anche i miei studenti, a leggere queste ultime pagine davvero allarmanti. Ecco, qualcosa del genere lo possiamo fare anche nell'ambito della filologia classica. Ora è ben noto che dall'altra parte dell'oceano alcune università americane hanno chiuso gli insegnamenti di filologia classica in quanto materie colonialistiche, materie del dominio dell'uomo bianco su altre culture. Sono temi scivolosissimi, complicatissimi, che sarebbe frivolo liquidare in maniera superficiale, ma sono anche naturalmente argomenti allarmanti. Wilhelmowitz osservava questo: guardate la storia europea, Francia dei secoli XVI e XVII, Inghilterra del secolo XVIII e Germania del secolo XIX, e vedrete che le civiltà che dominano sul mondo sono le civiltà che studiano meglio il greco. Lui lo diceva in termini, se volete, anche un pochino minacciosi, nel senso di pangermanesimo, però il senso mi sembra lo stesso, cioè mettere al centro dell'educazione il greco e la scienza significa mettere al centro la razionalità. Il libro di Russo insieme al libro di Pfeiffer sono un invito a considerare la necessità che filologia e scienza si oppongano all'irrazionalismo. Grazie. Ringrazio veramente Luciano Bossina per questo suo intervento, particolarmente importante nella parte finale. No, è stato tutto molto interessante, ma veramente chiama a raccolta chi si occupa di scienze, chi si occupa di filologia e di greco antico, per cercare di combattere il razionalismo che nella nostra società sembra veramente avanzare. Il secondo relatore di questa presentazione è Angelo Vulpiani del Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza, che invito a parlare. Grazie dell'invito. Io sono fisico teorico, non so neanche il greco, non ho fatto il liceo scientifico, quindi ovviamente non sono in grado di controllare i dettagli filologici di Russo. E io conoscevo la prima edizione del libro, mi è molto piaciuta, e in questa seconda ho confesso che non l'ho letta tutta, ho letto qualche passo. E
anche sul suggerimento di Benedetto. E in particolare ho trovato interessante la parte di discussione basata su un frammento di Plutarco sulla possibilità che i greci avessero capito l'accelerazione centripeta. Ovviamente io non sono in grado di entrare nei dettagli filologici, però fatemi fare una riflessione su questo, una riflessione basata sulla mia attività, su quello che conosco dell'attività scientifica. Non sono giovanissimo, di quello che ho vissuto negli ultimi 35 anni, anche 40. Mi sembra interessante il fatto, il messaggio che c'è, che l'importanza della conservazione delle fonti e della conservazione del sapere che, come ha fatto vedere Lucio Russo, può andare perduta per una serie di eventi storici complessi. La storia del mondo mediterraneo che si incrocia con il sorgere della potenza romana. Allora, in tempi recenti, siccome tutti i processi sono accelerati, succedono anche queste cose, io le ho vissute, e ve ne racconto una, che è un esempio che conosco bene, che faccio vedere come è abbastanza facile, anche in assenza di situazioni politiche catastrofiche, che vada perduta una fetta di sapere. Ovvero, non dico perduta, ma perlomeno dimenticata o meno dimenticata al grosso della comunità scientifica. Ora vi racconto un fatto, è una cosa un po' tecnica, però non vi preoccupate se non seguite i dettagli, riguarda la storia del caos. A metà degli anni Ottanta del secolo precedente ci fu un importante lavoro di un matematico olandese che si chiamava Floris Takens, e questo Takens risolse, almeno a livello matematico formale, un problema molto legale e molto importante, quello che si chiama il problema della ricostruzione dello spazio delle fasi. Cioè, cosa vuol dire? Allora, esisteva già una buona teoria matematica dei sistemi dinamici e caotici, era una cosa un po' ad appannaggio dei fisici teorici o dei fisici matematici o dei matematici tout court, e i fisici sperimentali avevano ragionevoli motivi di guardare questi argomenti con una certa perplessità, nel senso che queste teorie erano molto belle, però la domanda che era lì sul tavolo era: sì, vabbè, ma noi come facciamo? No? In un laboratorio come facciamo a vedere queste belle cose che voi dite? Allora, Takens diede un contributo in questa direzione. Cioè, lui spiegò come costruire lo spazio delle fasi, un fenomeno è retto da un certo set di equazioni differenziali, sperabilmente, e però in genere non si sa neanche quali sono, qual è il vettore che descrive, mentre invece a livello pratico uno ha delle osservazioni, una serie storica, con un laser misura, la velocità in un punto di una cellula convettiva, e da quella successione deve cercare di ricostruire, non dico le equazioni che troppo, perlomeno ricostruire lo spazio delle fasi. Ora, Takens diede una risposta matematicamente rigorosa a questa domanda, ovviamente con delle ipotesi ben precise. E questo fu un punto di svolta importantissimo alla metà degli anni Ottanta. Qui c'è Roberto Benzi, se lo ricorda bene anche lui. Ci fu un gran fiorire di articoli, perché questo era il punto che mancava, era il punto di contatto fra la teoria e l'esperimento. E quindi ci furono sperimentali, geofisici, astrofisici, biologi, ecologi, che utilizzarono questa tecnica, e vennero fuori tanti belli articoli. Questi articoli, adesso possiamo tranquillamente dire che il 95, forse il 98% erano sbagliati. Perché erano sbagliati? Perché non perché Takens avesse sbagliato, niente, Takens era un genio, tutto quello che ha fatto Takens era giusto. Il problema è quando si porta una cosa dalla matematica alla fisica, le situazioni sono delicate, e in particolare Takens non considerava, perché lui non interessava, dei problemi pratici, tipo: ma quanto deve essere lungo il segnale in modo tale che io riesca a fare questa cosa? A lui, era un matematico, diceva: io prendo la serie abbastanza lunga
il gioco è fatto, e c'aveva ragione. Il problema era, ma quant'è abbastanza lunga? Allora, questa domanda, quant'è abbastanza lunga, è una domanda apparentemente come dire, strana, ma incredibile, ma vero, è legata a un vecchissimo problema che ha a che fare col problema della ricorrenza di Poincaré e di quant'è il tempo di ritorno, tempo di ricorrenza di Poincaré. Questo è un problema che sta nella storia della fisica moderna, il famoso dibattito tra Zermelo e Boltzmann. E Boltzmann aveva capito benissimo che il tempo di ricorrenza di Poincaré cresce esponenzialmente col numero di gradi di libertà, no? E quindi il famoso 10 alla 10 alla 23, questi numeri folli, e quindi il problema per lui non si poneva. Allora, se uno si ripone lo stesso problema in ambito della ricostruzione dello spazio delle fasi e si fa la domanda ma quanto deve essere lungo il segnale in modo tale che, allora, scopre che, questo diciamo è un teorema, si era chiamato lemma di Gatz, anche se in effetti l'aveva già fatto Boltzmann con Murkowski. E comunque la terminologia ufficiale è lemma di Gatz, che è un pezzetto piccolo della teoria ergodica, e che ci dice che il tempo di ritorno cresce esponenzialmente con la dimensione dell'attrattore del sistema, insomma, che chissà cosa sono queste cose, diciamo il numero di variabili minime che servono, detto in modo un po' brutale. Quindi se voi poi lo traducete, questo vuol dire che il metodo funziona se questa dimensione è 3, 4, forse 5, se 6 o 7 sicuramente non funziona. Allora, la gente negli anni 80, anche negli anni 90, pubblicò tonnellate di articoli tirando fuori dimensioni 6, 7. Ci fu un'esplosione di articoli sbagliati che si cercò di contrastare. Cioè, addirittura a un certo punto intervenne niente poco di meno che Davide Ruel. Davide Ruel a un certo punto si stufò e disse adesso basta. Cioè, scrisse un articolo in cui spiegò per filo e per segno quello che vi ho raccontato, insomma, che è una cosa che qualunque studente della prima settimana del corso di teoria ergodica dovrebbe sapere, che la lunghezza del segnale va esponenzialmente con un numero di gradi di libertà, e quindi non c'è nessuna speranza di utilizzare il metodo, non c'è nessun metodo, c'ha dei limiti, diciamo, non c'è niente di male, il metodo c'ha dei limiti pratici, che sono quelli. Allora, questo qui succedeva all'inizio degli anni 90, quindi tutta questa cosa qua della ricostruzione dello spazio delle fasi, poi c'era cercare le equazioni, altro problema, cercare le equazioni dai dati, poi più o meno tramontò, da quello che ricordo io, non se ne parlo più per un bel po' di tempo, se ne è ricominciato a parlare adesso. Negli ultimi anni, però le cose hanno cambiato nome, adesso si chiamano intelligenza artificiale, big data, data science, model, driven data model, tutti questi bei problemi qua. Ora, ovviamente, in questi problemi, tutte queste tecniche sono cose ovviamente interessanti, possono essere utili, possono dare grande progressi a dei problemi specifici, però si scontrano tutti esattamente con lo stesso problema. Cioè, tutte queste tecniche, il problema che vi ho accennato prima io, cioè della cosa, quella che viene chiamata confidenzialmente la maledizione esponenziale, sta presente anche in questo tipo di problematiche. Se voi andate a leggere i libri delle persone che, diciamo, gli sponsor di queste cose, questo problema della cosa esponenziale viene citato en passant, e poi dice beh, vabbè, in qualche modo lo facciamo, e non lo fanno, ovviamente. Quindi è incredibile, ma vero, diciamo, mentre per far scordare certe cose della scienza greca c'è stato bisogno dei romani, che se ci sono andati giù pesanti con il loro esercito, in tempi moderni è bastato molto poco. Cioè, in tempi moderni, questa storia che ho raccontato, io e Roberto Benzi l'abbiamo vissuta in prima persona, all'epoca eravamo giovani, però insomma non era poi tanto tempo fa, uno studente medio, anche che fa la tesi con noi, non la sa, non la conosce, è andata completamente perduta, e fino a qui niente di male, è andata perduta, e c'è il pericolo che la gente ripete gli stessi errori, solo adesso in un ambito ben più paludato, che si chiama data science, eccetera, eccetera. Quindi questa riflessione, diciamo,
basata sulle mie esperienze di lavoro personali, però diciamo, questo è stato un pezzo grosso dei sistemi caotici degli ultimi tempi, non è solo una cosa mia personale. A mio avviso si fitta molto bene con il messaggio di fondo del libro di Lucio Russo. Grazie. Ringrazio Angelo che ci ha ricordato che la parola dimenticata che è cara a Lucio, perché compare in almeno due libri che ha scritto. Può essere attaccata anche a aspetti della storia della scienza molto moderni, e quindi credo che ha molto senso cercare di capire attraverso la lettura di un libro come quello di Lucio i meccanismi per cui certi aspetti della scienza e della cultura vengono dimenticati. Il prossimo relatore è Marco Grimaldi, sempre dell'Università La Sapienza di Roma, del Dipartimento di Filologia Antica, spero di averlo detto. No. Culture moderne. Lettere e culture moderne, niente, né filologia né antica, va bene, insomma, sono poco preparato sui dipartimenti, scusatemi, poi l'ho chiamato per te. Buonasera a tutti e grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a questo incontro. Io insegno filologia della letteratura italiana, Sapienza, e sono un medievista che si occupa soprattutto di Dante, quindi sono il più lontano in qualche modo dagli argomenti di questo volume, apparentemente più lontano direi. E quindi in qualche modo io porto qui la testimonianza di quanto possa essere per uno studioso con la mia formazione che si occupa degli argomenti che studio io leggere e studiare i libri di Lucio Russo, direi in generale, e più in particolare quanto lo sia stato leggere molti anni fa la prima edizione e quanto lo sia tornare a leggere questa nuova edizione così rinnovata. E dall'altro, benché credo di rivolgermi ad un pubblico soprattutto di scienziati e cultori di materie scientifiche, auspico che la pubblicazione di questa nuova edizione faccia breccia ancora di più di quanto non abbia fatto precedentemente la precedente edizione nel pubblico fatto da persone come me, quindi gli studiosi di letterature moderne, di filologia moderna, perché benché il libro abbia avuto, credo, molto successo e sia costantemente presente sugli scaffali delle Feltrinelli, devo dire che è mia esperienza comune di incontrare persone con la mia cultura, con la mia formazione, anche di cultura molto vasta, che invece, con mio grande stupore, non hanno letto La rivoluzione dimenticata, e io sono, ti assicuro, Lucio, che ormai conosco da tanto tempo, che faccio propaganda tra gli studiosi di letteratura italiana, i modernisti, i contemporaneisti. Quindi spero che la pubblicazione di questa edizione contribuisca a rilanciare anche al di fuori, apparentemente, dei settori più vicini. Allora, vengo un po' invece nel merito delle ragioni per le quali per me è stato utile conoscere La rivoluzione dimenticata e perché credo che sia un libro di straordinaria importanza anche per chi si occupa, ad esempio come me, di Dante e di letterature romanze. Parto da un punto che forse è il punto più importante. Probabilmente sapete che ciclicamente nel dibattito storiografico torna di moda l'idea che il Medioevo sia una categoria storiografica poco utile, invecchiata, superata, da cancellare, in vario modo. Ed è un'idea che ha anche abbastanza successo nel dibattito pubblico, tra i medievisti va abbastanza di moda dire che il Medioevo non è stato davvero un'epoca buia, che ci sono state tante cose belle nel Medioevo, il che è scontato, ma perché
che cosa c'entra questo con gli studi di Lucio Russo. Ecco, leggendo L'Evoluzione dimenticata, o ad esempio leggendo un'altra opera molto importante a mio giudizio, che è Ingegni minuti, una storia della scienza in Italia, risulta con evidenza che quella categoria storiografica, quella di Medioevo, dal punto di vista dello studio della storia della scienza, ha una tenuta, direi, forte, pesante, perché è quell'epoca in cui è durata la dimenticanza, la lunga dimenticanza della rivoluzione che si era verificata in epoca ellenistica, in cui, l'epoca in cui, la lunghissima epoca in cui si perdono alcuni concetti, si perde ad esempio anche tra gli scienziati, fra virgolette, la percezione della distinzione tra realtà e modello, uno dei punti, uno degli argomenti più importanti e ricorrenti della rivoluzione dimenticata e in generale degli studi di Lucio Russo. Si potrebbero fare moltissimi esempi di questo, di questa mancanza di percezione, di distinzione tra realtà modello del Medioevo, e più in generale dal punto di vista tecnico, benché ci siano state, i medievisti non smettono di ricordarlo, aree dell'Occidente o dell'Oriente medievale in cui alcune scoperte tecniche non si erano effettivamente perdute, ecco, però mi pare, per piacere sentire poi l'opinione di Lucio su questo argomento, che da questo punto di vista quella categoria storiografica che diciamo dagli anni 60 del Novecento ciclicamente viene messa in dubbio o per la quale vengono proposti ampliamenti, sapete, sono famose le proposte di rielaborazione delle storiografiche di Jacques Le Goff a favore di un lungo medioevo di contro a un medioevo più breve che quello cui siamo abituati dai manuali scolastici. Ecco, mi pare che questo sia un primo punto per il quale, per chi come me studia Dante e il Medioevo, riflettere e studiare l'evoluzione dimenticata è molto importante. Ci sono poi tutta una serie di aspetti puntuali, di aspetti puntuali di grande interesse. Potrei fare moltissimi esempi. Molto è stato detto nella relazione introduttiva e evidentemente non posso, mi associo al quadro molto seducente offerto precedentemente. Io, appunto, da non filologo classico mi occupo d'altro, ma e vorrei fare qualche esempio anche non propriamente filologico, più letterario. Faccio un esempio che mi ha colpito, che è tratto dalle riflessioni di Lucio Russo sulla nascita del romanzo. Quindi qualcosa di laterale rispetto agli interessi precipui della rivoluzione dimenticata, che però, come sapete, è inserito è perfettamente coerente in quel quadro generale di ricostruzione della cultura ellenistica che è così importante nella rivoluzione dimenticata, che spero lo sappiate già, altrimenti lo imparate adesso, non è solo un libro sulla scienza ellenistica, è un libro sulla cultura ellenistica. Si parla di filologia, di biologia, insomma, di tante cose diverse. Ebbene, c'è un passo molto, molto, molto breve che vi leggo a proposito della nascita del romanzo. Scrive Russo: la nascita del romanzo, parla ovviamente del contesto ellenistico, è connessa alla nuova idea della produzione culturale come invenzione consapevole e alla nuova destinazione individuale e privata dell'opera. Molti aspetti dell'arte ellenistica, qui il discorso sale, dipendono dall'esistenza, come nell'Europa moderna, di un pubblico di lettori e acquirenti di opere d'arte. Perché sono importantissime per me queste cinque righe? Sono importantissime perché, e qui prego, diciamo, i non umanisti di fidarsi di me, la maggior parte delle grandi sintesi sulla storia del romanzo europeo, dimentica quasi completamente, se non per brevissimi accenni, pochissime righe, il romanzo ellenistico e il problema della continuità, delle continuità e delle fratture che ci sono tra il romanzo ellenistico, il romanzo medievale, perché è esistito un romanzo medievale, lo sapete, e poi il romanzo moderno. Per le grandi sintesi sul romanzo, il romanzo nasce con delle caratteristiche ben definite in epoca moderna, molto tardi, da Cervantes o addirittura nell'Ottocento o ancora più avanti.
Però rileggendo queste cinque righe ci si rende conto di quanto in realtà alcuni tratti, alcune cause, diciamo pure, no? della nascita del romanzo in epoca ellenistica in realtà sono quasi esattamente le stesse ragioni che vengono poi indicate da molti studiosi per la nascita del romanzo in epoca moderna, dimenticando che, questo trovavo qualche analogia con quanto veniva detto prima a proposito della nascita del rapporto tra poesia e filologia, ecco, qui abbiamo un genere letterario che nasce in determinate condizioni culturali, sociali, che ha una storia molto lunga, fatta di continuità e di fratture, che poi torna ad affermarsi con più forza, senza mai scomparire del tutto, in realtà, quando quelle caratteristiche, per esempio, una presenza di un pubblico individuale, la lettura, una destinazione individuale e privata, di contro, ad esempio, a una fruizione collettiva del romanzo e dell'etica nel Medioevo, si ripropongono in epoca moderna. Ecco, questo è un aspetto molto puntuale, e sono sicuro che gli studiosi di storia del romanzo troverebbero moltissimo giovamento dallo scoprire che in un libro che sembra parlare di tutt'altro, in realtà ci sono delle indicazioni molto utili per costruire delle storie del romanzo, non so se possiamo dire occidentale, del romanzo, una storia del romanzo che sia più complessa e che tragga stimoli non solo dalla storiografia propriamente letteraria. Volevo però in realtà concentrarmi poi su un altro aspetto al quale accennavo prima, tornando alla filologia vera e propria, che è la disciplina che io insegno, sperando di non ripetere quanto è già stato detto. E l'argomento è quello della realtà e del modello, questione, come dicevo, che ritorna molto spesso. Ci arrivo un po' da lontano, seguitemi. Nelle edizioni critiche di testi italiani e romanzi moderni, edizioni moderne, scusate, di testi italiani e romanzi, da una certa epoca in poi, dagli anni 60-70 del Novecento, va molto di moda premettere alla propria edizione una considerazione che viene cautelativa, che deriva da una formulazione di uno dei più importanti filologi italiani romanzi del Novecento, che è stato Gianfranco Contini. E questa dichiarazione cautelativa è: ogni edizione critica è una ipotesi di lavoro. Ora, di solito, spero di non tradire la volontà di anche esimi colleghi e studiosi, di solito questa formulazione viene intesa, in questa formulazione si intende la parola ipotesi in un senso preciso, che è quello di una, come dire, un'edizione che è ipotetica nel senso debole della parola. Quindi una edizione che, attenzione, non è quella definitiva. Se voi trovate qualcosa di meglio, se riuscite a farla meglio, io non ho nessuna colpa, perché dichiaro che la mia edizione era provvisoria, in qualche modo ipotetico in senso debole di provvisorio. Ora, ci sono delle riflessioni molto belle sia qui nella Rivoluzione dimenticata, sia altrove nella produzione di Lucio Russo sul significato della parola ipotesi. Russo distingue, spero di non tradire troppo il tuo pensiero, tra due definizioni di ipotesi, una direi antica e una moderna in qualche modo. Una è quella che si ricava ad esempio dalle opere di Aristarco, che nei suoi scritti assume l'ipotesi che il Sole sia fermo, che la Terra gli gira intorno, sviluppando una teoria che quindi ha come punto di partenza, punto di base, come fondamento,
l'affermazione che il Sole sia fisso e che la Terra, al contrario, ruoti intorno al Sole e che anche gli altri pianeti ruotassero intorno al Sole. E da qui deriva, in qualche modo, l'idea forte, l'ipotesi, o meglio, la definizione di ipotesi di Lepore in senso forte, che è la definizione, diciamo pure, antica, della parola. Non ho verificato se questa distinzione c'è in qualche dizionario di lingue moderne, forse non così chiara come negli scritti di Lucio Russo. Ciononostante, l'idea stessa che l'ipotesi sia qualcosa di cui non è appurabile la verità o la falsità, perché appunto è il fondamento del ragionamento, non viene poi più capita nel 600, a partire dal 600, in Soldoni, e si trasforma in un'idea più banale, che è la definizione moderna, diciamo pure, e cioè quella che l'ipotesi sia qualcosa di provvisorio, cioè un'affermazione di cui non si sa ancora se è vera o falsa. Solo in futuro si saprà se è vera o falsa, e questo è il significato più corrente, non l'unico, nei dizionari, della parola ipotesi. E questo è appunto il significato che viene di solito, non sempre evidentemente, ma spesso usato dai filologi per dichiarare che la loro edizione è ipotetica in quanto provvisoria. E questo è un punto importante, perché c'è stato invece chi, e ritorno ancora al nome che facevo prima, cioè quello di Gianfranco Contini, ha provato ad utilizzare, con qualche ambiguità direi, con qualche ambiguità, il discorso non può essere troppo esteso, con qualche ambiguità, la parola ipotesi in campo filologico nel senso forte, quindi ipotesi numero uno contro ipotesi numero due. Che cosa intendo dire? C'è stato chi ha provato a introdurre nel lavoro filologico l'idea di ipotesi come base, come fondamento della prassi editoriale dell'edizione stessa. Perché è un punto importante questo? Perché si parla tanto di multidisciplinarità, si parla tanto di dialogo tra le discipline, si parla tanto di conflitto tra culture, si parla tanto di distinzione netta o meno netta tra scienze dure e scienze più leggere. E la filologia apparentemente sembrerebbe una disciplina molto distante dalla scienza, dal metodo scientifico, e lo è. Non è mia intenzione, diciamo, rivendicare una scientificità della filologia che non c'è, che non esiste, perché evidentemente sono discipline diverse, ma accogliendo negli studi filologici una idea di ipotesi in senso forte, come quello, come il senso appunto utilizzato nella scienza ellenistica, potrebbe essere un modo per avvicinare la filologia alla scienza. E a che cosa mi riferisco? Mi riferisco a un argomento del quale forse avete probabilmente, dopo esempio per scontato che sia soprattutto un pubblico di, diciamo, di non umanisti, sapete tutti, credo, però, che tra le opere di Dante ce n'è una dubbia, cioè ce ne sono più dubbie. La dubbia più famosa è Il Fiore, un poemetto allegorico. Il problema dell'attribuzione del fiore è un problema molto serio per i dantisti, perché dall'attribuzione di quest'opera dipende la fisionomia letteraria del Dante più giovane. Dante che ha scritto Il Fiore è un Dante più complesso, un Dante che da giovane si è occupato di cose molto diverse, che non ha scritto solo d'amore, che ha scritto un poemetto erotico e comico, tratto, lo sapete, dal Roman de la Rose, che è il più importante poema allegorico francese medievale. Questo è un problema molto serio per i dantisti, forse la questione più dibattuta negli ultimi 30-40 anni, insieme a questioni legate alla commedia. Ebbene, proprio Contini, lo studioso di cui parlavo prima, è l'autore di una importantissima edizione critica del Fiore, uscita nel 1984, anche sulle date, sul dibattito si potrebbe poi discutere. Ebbene, Contini realizza un'edizione critica del Fiore, che si intitola Il Fiore e il Detto d'Amore, perché il problema del Fiore è legato a un'altra opera, ma insomma, a perdermi nei dettagli,
attribuibili a Dante Alighieri, dove quello attribuibili per Contini significa, usando attribuibili alla latina, diciamo pure, da attribuire, non che si potrebbero attribuire, ma da attribuire, perché per lui vanno attribuiti a Dante. Ebbene, Contini, nello strutturare l'edizione del Fiore, fa un esperimento che forse ha più attinenza con il metodo scientifico di quanto si ritenga di solito. Perché per Contini l'ipotesi, o meglio, che il Fiore sia o meno di Dante, è appunto un'ipotesi in senso forte, cioè è ciò che si pone a fondamento del ragionamento. E Contini lo dice in maniera molto chiara, dice, nella premessa, che si chiama programma, tra l'altro, Contini dice che la prima ipotesi è che, appunto, il Fiore sia attribuibile a Dante Alighieri. È un'ipotesi in questo senso. E dice chiaramente che quello non è un cedimento alla certezza soggettiva, sono parole di Contini, ma allude al linguaggio di chi opera con ipotesi di lavoro. In quel modo, Contini intende chiarire che quell'asserzione è sottratta a ogni passionalità negativa o positiva, e in questa precisazione c'è un riferimento forse proprio all'altro uso della parola ipotesi. E tutto l'edificio di questa edizione critica, importantissima per gli studi di filologia italiana, è in tutti i manuali di filologia, l'edificio dell'edizione, edizione che intende, secondo Contini, verificare sperimentalmente l'ipotesi della paternità dantesca, è un'edizione che, dice Contini, cercherà di far prevalere i procedimenti della ragione sulle valutazioni soggettive, e valuta, formula l'ipotesi della paternità dantesca intendendo ipotesi, a mio giudizio, in senso scientifico. Cioè come prima formulazione di una legge, non ancora sperimentata o sperimentabile, ma tale da rendere conto di fatti sperimentali o sperimentabili. In altre parole, un'ipotesi nel senso di affermazioni da verificare attraverso fatti sperimentali. Ora, è chiaro che questa, quello di Contini, non è un esperimento nel senso scientifico, ma, e lo stesso Contini, lo dicevo prima, è un po' ambiguo nell'uso di questo termine, perché a volte sembra utilizzarlo nell'altro senso, nel senso debole, e questa è la ragione per la quale la maggior parte degli studiosi che poi citano il Contini, che dice che ogni edizione è un'ipotesi di lavoro, sembrano utilizzare quella frase per, soprattutto per evitare di prendere posizione, di assumersi le conseguenze del loro lavoro editoriale. In qualche modo, per Contini, l'ipotesi in realtà è meno importante del metodo che si segue per dimostrarla. È il fondamento, e ciò che conta è soprattutto il metodo. Questo è un piccolo esempio, e vi assicuro che questa consapevolezza della necessità, o perlomeno della possibilità di intendere ipotesi, la parola ipotesi, nel lavoro filologico, nel senso forte che abbiamo visto prima, non è del tutto scontata negli studi filologici. Se ho qualche altro minuto, faccio un altro esempio. 5, benissimo, il tempo perfetto. Dicevo all'inizio che un altro argomento sul quale, che è strettamente legato a quanto si diceva ora sulle ipotesi, è la distinzione tra realtà e modello. Questo è un problema che viene affrontato spesso, preliminarmente direi, proprio nella parte introduttiva, dove si spiega che cos'è la scienza. Ora, perché per me è importante leggere un libro di questo tipo e avere una percezione dell'evoluzione storica che viene così ben tratteggiata in questo libro? È importante, a mio giudizio, per poter valutare meglio alcuni fenomeni, diciamo pure, che tendono a essere quasi impercettibili se non si ha
una percezione come quella che viene fornita in questo libro. E l'esempio che voglio fare è tratto direttamente dalla mia attività di studioso, di commentatore in realtà. Io ho passato molti anni a commentare le rime di Dante. Sapete tutti che una delle immagini più diffuse nella poesia italiana dei primi secoli per descrivere l'amore, o meglio, per descrivere il processo dell'innamoramento, è l'idea che l'innamoramento passi attraverso gli occhi, d'accordo, e che venga veicolato da delle saette, dei raggi, delle frecce, d'accordo? Allora, questa è un'idea diffusissima, d'accordo? In tutta la letteratura medievale, c'è nei Trovatori, c'è in Dante, c'è in Boccaccio. Se non vi ricordate di che cosa si parla, potete andare a leggere l'inizio dell'Elegia di Madonna Fiammetta di Boccaccio, dove questa descrizione è molto bella, molto plastica. Quindi perciò proprio l'idea che, o anche quella parte della Vita Nuova di Dante dove si descrive la donna dello schermo che sta in mezzo in una linea retta tra Dante e Beatrice. Ebbene, perché sono stati importanti per me gli studi di Lucio Russo, e in particolare quanto viene spiegato nella versione dimenticata, ma anche in Ingegni Minuti, che da questo punto di vista contiene delle parti importantissime per chi come me si occupa di Medioevo e di modernità. Perché è importante? Perché è un modo di spiegare che cosa significa o da dove trae origine questa immagine dell'amore che passa attraverso gli occhi, è proprio di fare riferimento alla storia dell'ottica, fondamentalmente. Lo sapete tutti, Euclide nell'ottica aveva elaborato un modello matematico della visione che è basato su enti geometrici chiamati raggi visuali. E a partire dalla tarda antichità si smarrisce proprio la percezione della differenza tra il modello e la realtà. E questi enti rischiano di venire percepiti come oggetti concreti. Ci sono delle pagine molto belle proprio di Ingegni Minuti, in realtà, su questo, ma sono argomenti di cui si parla diffusamente nella versione dimenticata. Nel Medioevo, che lo dicevo all'inizio, non è solo un'epoca buia, ma che dimentica quasi totalmente i risultati raggiunti della scienza linguistica, questa teoria, forse anche attraverso la mediazione di immagini dei manoscritti nei quali si conservava la descrizione, si conservavano magari gli schemi, si conservavano le immagini, ma di quelle immagini non c'era più una percezione più profonda, quella teoria si trasforma in che cosa? Si trasforma in una semplice metafora per descrivere il processo dell'innamoramento, che si riteneva, come dicevo, generato soprattutto dal senso della vista. E per questo, anche per questo, è possibile nel Medioevo, per Dante e nei Trovatori, immaginare che i raggi visuali si muovono dagli occhi dell'amato a quelli dell'amante e arrivano fin dentro il cuore. Chiaro che non è solo questa l'origine di questa immagine, ma quello di riferirsi a un quadro storico e culturale così ampio come quello tratteggiato nella versione dimenticata, a mio parere è didatticamente e anche scientificamente molto efficace. E queste, anche altre delle quali si potrebbe discutere, sono le ragioni per le quali io per primo ho tratto estremo giovamento da quest'opera e spero che possiate farlo anche voi. Grazie. Ringrazio Marco Grimaldi per questa presentazione. Mi pare che ci sarebbe del giovamento se questi due mondi riflettessero su cosa hanno in comune e cosa hanno di diverso le ricerche che si fanno nei rispettivi contesti. Dunque, l'ultimo relatore di oggi ci parla dal Canada. Sono stato molto poco brillante nell'attribuire i giusti dipartimenti ai relatori. Io so che Carlo Dovelli lavora all'Università di Marseille, immagino nel Dipartimento di Fisica, è l'ultimo relatore, e come avete notato i relatori sono uno di ambito umanistico e l'altro di ambito scientifico, e Carlo ci presenta
il suo pensiero riguardo alla versione dimenticata da un punto di vista scientifico. Prima di dargli la parola, volevo ricordare che la registrazione di questa presentazione sarà messa alla fine della presentazione stessa sul canale YouTube del Dipartimento di Matematica. Io chiedo a Carlo, allora si è già tolto il muto, quindi per perfetto Carlo puoi presentare, insomma, puoi fare la tua presentazione. Carlo, scusami, non si sente, onore, puoi venire a vedere. Prima si sentiva benissimo, un attimo solo, che può essere che non si sente, che prima si sentiva, non può essere il nuovo microfono. Un attimo solo, Carlo, se cerchiamo di risolvere il problema. Un attimo Carlo, perché non ti sentiamo, stiamo cercando di risolvere il problema un momento solo. Perfetto, direi che adesso si sente, sì. Ok, parlo così allora, non cambio più il microfono. Tutto bene? Posso andare? Sì, puoi andare e si sente, grazie, scusami tanto. Allora, ti ringrazio moltissimo intanto, riguardo al mio dipartimento, visto che questa è stata la serata, io qui in Canada, dove sono in questo momento, sono adjunct professor in un dipartimento di filosofia. Quindi anche per me c'è un'imprecisione nell'attribuzione, però hai certamente ragione che sono uno scienziato, sono un fisico e la mia prospettiva è completamente quella di fisica e la mia vita è stata nei dipartimenti di fisica. Allora, prima di tutto Lucio, grazie per i tuoi libri plurale, straordinari, che hanno certamente avuto un impatto enorme su tantissime persone, sul mondo della cultura e su me in particolare, di questo che voglio parlare. Sono libri che hanno cambiato il mio modo di vedere tantissime cose. Grazie ai quali ho potuto fare una buona parte del lavoro che ho fatto, la seconda parte della mia vita. Io voglio fare due cose in questa breve comunicazione. Una è raccontare perché di questo impatto, l'impatto dei libri di Lucio Russo sul mio pensiero e sulle cose che ho scritto, proprio perché è stato enorme. E nella seconda parte presentare un paio di riflessioni sul senso in cui, il modo in cui ho usato le innumerevoli cose che ho imparato da Lucio, in un certo senso è andato a divergere da quello che strettamente Lucio scrive nei suoi libri. Le differenze fra quello che io vado a fare come fisico e come, quindi, scienziato, come venendo da quella parte della cultura con il pensiero antico, da quello che ha fatto lui, anche perché mi sono trovato in brevi scambi con Lucio a dover rispondere a delle sue critiche su quello che ho fatto, e vedrete esattamente di cosa si tratta. E c'è una risonanza forte in questo tema con quello che Luciano Massina nella prima relazione a una delle questioni che ha sollevato, che cos'è la scienza in senso generale. Allora,
Prima cosa, l'impatto dei libri di Russo su di me. Io ero a Roma negli anni 80, la Sapienza, mi occupavo solo di fisica, ma ho avuto un interesse per la filosofia antica. Io mi sono iscritto a filosofia a Bologna subito dopo aver finito la laurea in fisica, poi per poter fare un dottorato mi sono disiscritto. La filosofia, ma l'interesse era già allora. Quando alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, sono andato da Roma agli Stati Uniti, sono andato a Pittsburgh, dove sono diventato parte di un grande, straordinario gruppo di relatività generale. Ma a Pittsburgh c'è anche il HPS, History of Philosophy, il Dipartimento di Storia e Filosofia della Scienza, il Centro di Filosofia della Scienza, che è forse uno dei principali, forse il principale, era allora di sicuro centro di ricerca in filosofia della scienza in America, e mi sono immerso nella riflessione filosofica contemporanea nel mondo, diciamo, anglosassone analitico, sulla scienza e sulla fisica in particolare. Vado amicizia con i filosofi, in particolare i filosofi come John Herman, John Norton, Grunbaum, che si occupavano di spazio e di tempo. Loro erano interessati a parlare con me perché ero un relativista, parlavo della verità generale. E insieme con John Herman, grandissimo personaggio della filosofia della scienza americana, abbiamo deciso di fare un corso insieme sulla fisica e la filosofia dello spazio e del tempo. Abbiamo cominciato a organizzare questo corso, disegnarlo, dividerci le parti, se non che il decennio è passato in fretta e alla fine degli anni 90, negli anni 2000, io sono in Francia. Sono in Francia, dove al momento di decidere cosa insegnare, la prima cosa che ho deciso di insegnare è il corso che avrei voluto fare con John Herman, con l'idea di fare un corso che servisse ai giovani che seguivano carriera scientifica per avere una visione un po' più ampia di quella ristretta specialistica che molta dell'educazione scientifica dà nei paesi occidentali, e nello stesso tempo dare ai giovani che seguivano discipline più di tipo umanistico un'idea di cos'è la scienza. E il modo naturale per fare questa cosa qua era parlare di storia della scienza, e parlare di storia e filosofia nello spazio e del tempo per me significava andare a vedere che cosa esattamente avevano fatto Newton e cos'era successo nell'inizio della rivoluzione scientifica, non la rivoluzione dimenticata, la rivoluzione quella di cui si parla nei libri di testo. Ho cominciato a impostare il corso su Copernico, Newton, Galileo, Huygens, eccetera, rendendomi conto immediatamente che quello di cui questi autori parlavano e quello su cui costruivano era l'astronomia alessandrina, e mi sono interessato all'astronomia alessandrina. C'è uno straordinario testo sulla storia della meccanica scritto da Julian Barbour, un grosso volume. Julian Barbour, indipendentemente dal suo lavoro come fisico, ha fatto uno straordinario lavoro di storia del pensiero scientifico, specificamente della meccanica. Mi è immerso nel cercare di capire l'astronomia alessandrina, stupendomi come qualunque fisico faccia questa operazione, di quanto quello che conosciamo della storia alessandrina, essenzialmente attraverso il libro di Tolomeo, sia, qui entro nell'argomento di Russo, scientifico, qualunque cosa voglia dire, rispetto alla definizione moderna di scienza. È a quel punto che, grazie a un amico, amico Fabio Soso, scomparso da poco, ho conosciuto i libri di Russo, e per me sono stati una folgorazione. In particolare la traduzione dimenticata è stata una folgorazione, perché a quel punto, studiando, rivedendo la scienza antica alla luce della visione che le dà luce, ad un tratto l'intero percorso della storia della scienza si ridisegna, e si ridisegna in una maniera che
indipendentemente dalla, dai dettagli di ciascuno, di tutti, o ciascuno degli argomenti di Lucio, perché abbiamo parlato molto con i filologi e con, ero molto consapevole delle critiche di alcune delle affermazioni più estreme di Lucio che venivano dal mondo dei grecisti, diciamo. Indipendentemente dai dettagli, l'operazione di ridisegnare la storia della scienza che Lucio ha fatto era terribilmente convincente. E il mio corso è stato, il corso che io insegnavo è stato fortemente influenzato, enormemente influenzato, molto di più di quello, perché andando a ristudiare la scienza antica, un po' io ho rifatto lo stesso passo due volte, cioè da dove viene, qual è l'origine del pensiero alla base dell'astronomia specificatamente. Ovviamente Lucio parla ben di più che dell'astronomia, ma quella è la linea che mi interessava, perché c'è una continuità diretta tra l'astronomia antica, ovviamente, quello che Copernico, che Vero, che Leo, Huygens e poi Newton hanno fatto. Da dove viene quel pensiero lì? Ovviamente viene dalle domande poste da Platone, dal lavoro di Aristotele e prima dai presocratici. Mi sono immerso nell'andare a rivedere quel mondo come dire, con l'ideologia che Lucio ci aveva insegnato tutti, e cioè che se uno scienziato di formazione moderna riguarda quei testi antichi, vede delle cose che chi studia quei testi antichi con una formazione umanistica non vede, perché diciamo, la mancanza di formazione scientifica non permette di vedere qualcosa che c'è in quei testi, che ha un'importanza. Cioè, indipendentemente dal problema storico della ricostruzione oggettiva di quello che fosse il pensiero dell'antichità, ha un'enorme importanza rispetto al capire qual è stato il processo storico che ha portato alla scienza moderna. Nel fare questo sono inciampato su un Anassimandro, il mio primo libro pubblicato in Italia, cioè, a parte i libri sulla rivoluzione pubblicata da ragazzi, altri tipi di rivoluzione. Il mio primo libro è Anassimandro, sono inciampato su questa figura, Anassimandro, dove esattamente questo, questa situazione in cui, diciamo, uno scienziato moderno che legge, che quello poco che sappiamo ovviamente in forma indiretta sul pensiero di Anassimandro, riconosce, e questo è un punto essenziale, che c'è lì un passaggio del pensiero cruciale rispetto a quel percorso che poi ha portato alla scienza moderna. Ho cominciato a scrivere delle note su Anassimandro, a leggere tutto quello che c'è su Anassimandro, che è facile perché non c'è molto su Anassimandro, è talmente minore che è facile diventare un esperto mondiale su Anassimandro, ci sono 10 libri scritti su lui. E ho scritto un libro ripresentando Anassimandro alla luce dell'influenza che il suo pensiero ha avuto poi sulla nascita del pensiero scientifico attraverso i secoli, facendo un'operazione che in qualche senso va contro il pensiero di Lucio, e su questo tornerò. Tornerò poi. Poi ho continuato perché anche il mio lavoro su Aristotele, ho scritto un lavoro, un libro, un articolo sulla fisica di Aristotele, rientra in questo, esattamente in questa logica. Rivedere la fisica di Aristotele con lo stesso spirito con cui uno scienziato moderno che conosce la relatività generale può guardare la fisica di Newton, un passaggio che è necessario per la relatività generale, e nello stesso tempo un'approssimazione interna della relatività generale che riporta la fisica di Newton, rifare la stessa operazione tra la fisica di Newton e la fisica di Aristotele, funziona e chiarisce sia la relazione di fatto fra il contenuto scientifico delle due teorie, sia la relazione storica fra l'evoluzione delle due concettualizzazioni del mondo. Ecco,
Il libro su Asimandia del primo pubblicato è stato pubblicato perché ho letto La rivoluzione verticale, diciamo. Quindi in qualche maniera sono grato a Lucio per avermi portato in una direzione che poi ha fatto sì che io scrivessi dei libri sulla scienza. Ho scritto La Asimandia perché Fabio Soso, questo amico che mi ha fatto conoscere Lucio, a cui avevo dato tutte le mie note su Anassimandro, ha detto che insomma la devi pubblicare, e un po' contro voglia hanno mandato una serie di case editrici italiane, ovviamente sono stati tutti respinti perché non è facile pubblicare un libro, per cui è stato pubblicato prima in Francia. Vengo al secondo punto, cioè questo è stato, diciamo, il mio rapporto con il pensiero di Lucio. Come ho detto, in qualche maniera, nell'essere così influenzato da lui, nell'essere così, nel fatto che il suo libro ha riorientato la mia intera lettura, la mia intera comprensione di cosa è stata la nascita del pensiero scientifico, ho anche tradito in qualche maniera. Perché? Questa è la questione di che cos'è la scienza, che è il sottotitolo, in alcune delle versioni, del mio libro su Anassimandro. Il mio libro su Anassimandro non è soltanto un libro su Anassimandro, è molto di più, è un libro su una riflessione di cosa sia la scienza. Una questione su cui io ho continuato a rigirare, anche perché occupandomi della verità quantistica e quindi di ripensare cos'è uno spazio, un tempo quantistico, è impossibile non continuare a chiedersi che cosa sto facendo, che cos'è il pensiero scientifico che sto usando nel fare questa cosa qua. Credo che più consapevolezza metodologica uno scienziato ha, soprattutto se si occupa di questioni fondamentali, più ha la possibilità, come dire, di evitare errori e di fare cose interessanti. E questa, diciamo, consapevolezza metodologica c'è in tutta la grande fisica del passato, e quindi perderla è grave. Che cos'è la scienza per Lucio Russo? Nella rivoluzione dimenticata, Lucio fa un'operazione molto precisa di delineare che cosa intende per scienza. Ovviamente nel farlo delimita quello che vuole chiamare scienza in maniera precisa, e questo ha due lati. Un lato semplicemente terminologico: noi possiamo chiamare scienza quello che vogliamo, ovviamente è un nome. La filologia su Dante che abbiamo sentito è scienza, no, dipende da cosa vogliamo chiamare scienza, lo è in un certo senso, lo è un'altra scienza. Quindi da questo punto di vista il dibattito di cosa è la scienza è completamente vuoto, come vogliamo usare la parola scienza. Dall'altro punto di vista è un dibattito pienissimo, intenso, perché la forza del pensiero scientifico, che è innegabile, si appoggia su una serie di caratteristiche di questo pensiero scientifico che ci interessa proprio perché il pensiero scientifico indubbiamente ha forza, e vogliamo capire quali sono per usare meglio il pensiero scientifico. Da questo punto di vista, quello che fa Lucio, secondo me, è utilissimo e nello stesso tempo limitante, perché proprio perché lui si è trovato nella condizione di dire: ok, voglio argomentare che c'è scienza nell'antichità, e quindi prendo una definizione di scienza forte, stretta, piccola, indubitabile, questo, quando facciamo questo è scienza, e faccio vedere che se usiamo questa definizione di scienza, quello che si sta, molte delle cose che si facevano con Alessandro nel III secolo indubbiamente sono scienza. Funziona, è chiaro, e ci aiuta a ripensare l'intera evoluzione del pensiero scientifico. Ma se pigliamo questa come una demarcazione, nel senso di Popper, fra quello che vogliamo considerare interessante del pensiero scientifico e utile del pensiero scientifico, e tutto il resto è troppo spetto. Perché c'è un pensiero scientifico, certamente nell'ambito della razionalità in senso lato, certamente nell'ambito del naturalismo, certamente nell'ambito di quello che ci interessa del pensiero scientifico, che non rientra nella caratterizzazione stretta che fa la prima versione Lucio
di scienza come modelli matematici predittivi, eccetera, che voglio entrare nel dettaglio. E qui il discorso di cosa sia la scienza. No, nel mio mondo, che è il mondo della fisica teorica, il mondo del Dipartimento di Fisica di Roma, spesso la metodologia della scienza viene presa dagli scienziati come un po' di Popper, un po' di Kuhn, questa è la scienza, abbiamo capito cos'è e non c'è problema. Io credo che con tutta la chiarezza che Popper e Kuhn hanno aggiunto in maniera diversa alla nostra comprensione del pensiero scientifico, la scienza non è solo quello che dice Popper e quello che dice Kuhn. Popper è interessato a un criterio di demarcazione più che altro per poter dire chiaramente perché l'astrologia non è scienza, quindi la falsificazionismo di Popper. Kuhn ha insistito sulla nozione di paradigma, di rivoluzione scientifica, sull'aspetto evolutivo della scienza, secondo me con il risultato di far perdere di vista un po' troppo la continuità che c'è nel pensiero scientifico. Quindi in un certo senso, diciamo, il lavoro di Lucio, che può parlare di evoluzione, è anticuniano in questo senso. L'enorme rivoluzione scientifica che c'è stata indubbiamente nel tardo Rinascimento non è qualcosa che rende incommensurabile e incomprensibile il pensiero scientifico antico, al contrario, qualcosa che costruisce il pensiero scientifico antico. Ma la scienza è un modo di pensare, il pensiero scientifico è un modo di pensare il mondo che si appoggia su tanti diversi ingredienti che si sono raffinati nei secoli. Alcune parti di quello che consideriamo scienza usa di più questi ingredienti, altre meno, ma che costruisce un corpo ampio che io cerco nella seconda parte del mio libro Transumando di caratterizzare. Certo c'è i modelli matematici, ma c'è anche scienza senza modelli matematici. Ci sono altri aspetti del pensiero scientifico, tra cui per esempio il naturalismo, la capacità, il naturalismo che è antico, che nasce nell'Asia minore ionica già nei presocratici, cercare di capire il mondo della natura, interni della natura stessa e non interni di qualcosa di trascendente, di naturalistico. Questo è uno dei pilastri del pensiero scientifico. C'è un aspetto metodologico cruciale, che è quello di costruire sulla conoscenza data, mettendo in dubbio la conoscenza data. Questa terza via fra la critica al passato e l'accettazione riverente del pensiero del passato, la semantica che costruisce sulle idee di Tanete, ma nello stesso tempo le mette in dubbio, che è la chiave di volta che fa esplodere, fiorire il pensiero scientifico e filosofico insieme, c'è l'osservazione della natura e c'è soprattutto la capacità di costruire concetti nuovi che non erano precedenti. Su questo Lucio ha delle belle pagine sulla medicina ellenistica, ma ancora di più direi rendersi conto, e questa è la base secondo me del pensiero scientifico, che l'immagine del mondo che abbiamo in un certo momento storico può essere sbagliata e quindi essere critici rispetto alle assunzioni date per base della conoscenza di un momento storico. Cioè questa criticità, questa capacità critica rispetto alle stesse proprie assunzioni, che secondo me è una delle caratteristiche fondamentali del pensiero scientifico, è essenziale in Einstein, come in Maxwell, come in Newton, come in Cartier, come in Copernico, come in Keplero, e che non nasce né con Copernico né nel terzo secolo, nasce prima. È per questo che io penso ci sono radici che a me sembrano ovvie della scienza, del pensiero, nel lavoro straordinario di Aristotele, come nei presocratici, e si può costruire la continuità sia di contenuti ma anche metodologica
che non voglio dimenticare, perché nei secoli c'è stato un incremento della c'è stato un cambiamento, c'è stato un affinamento della costruzione non solo di conoscenza nuova, ma anche di metodologie nuove. Quando Galileo fa esplodere l'idea dell'esperimento, cioè non solo osservare la natura, ma provare a fare il laboratorio, fare domande alla natura in laboratorio, cosa che nell'antichità, come sappiamo, esisteva da molto poco, molto poco rispetto a quello che succede da Galileo in poi, aggiunge un ingrediente metodologico che non c'è nell'astronomia alessandrina, non c'è quasi nella scienza alessandrina, e che diventa un ulteriore punto di forza della fisica, della scienza contemporanea. Ecco, per cui quello che sto dicendo è che la definizione di scienza che Lucio usa è interessantissima, perché fa vedere quanto la scienza alessandrina è scienza in senso moderno, ma rischia di renderci un po' ciechi su quello che è successo prima e quanto una parte del pensiero precedente già costruisce gli ingredienti fondamentali per quello che chiamiamo oggi pensiero scientifico. Chiudo, forse ho usato troppo tempo. Devo fermare o c'ho ancora 2 minuti? Hai senz'altro 2 minuti. Voglio solo allora usarli per un ricordare su un argomento che è stato aperto nel giorno Messina alla fine, e che trovo una delle cose più belle in Lucio Russo. Cioè ricordare, forse diciamo un posto come la sapienza, gioco facile, gioco in casa, ma uno dei temi cruciali in Lucio Russo è quello di ripermetterci di riportare un tema, una nozione di verità nella conoscenza, di correttezza della conoscenza, che nella cultura contemporanea sembra scappare da tutte le cose per il relativismo, un irrazionalismo o una falsa comprensione di cosa significa la forza culturale di una certa cultura rispetto a un'altra. Un racconto che faccio in Assimandro, che voglio riportare, che è profondamente russiano in questo senso, è qualcosa in cui sono incappato discutendo il libro di Russo con degli storici della cultura greca e cinese, ed è il confronto fra la celeberrima misura del raggio della Terra di Eratostene, che immagino tutti conosciate, e una quasi contemporanea misura che è stata fatta in Cina della stessa quantità, cioè di come cambia l'altezza del Sole con l'altitudine, se vanno più a sud il Sole più in alto. Questo è quello che ha misurato Aristarco, e ne ha dedotto correttamente, in maniera straordinariamente corretta, la dimensione della Terra, il raggio della Terra. La stessa misura è stata fatta in Cina più o meno negli stessi secoli, all'interno di un modello cosmologico in cui la Terra è piatta, e quindi questa misura viene interpretata dando a sud, quindi il Sole più in alto, come una misura dell'altezza del Sole, quanto è distante il Sole dalla Terra. Quando ho studiato questa cosa del lavoro degli storici, mi sono stupito di come questi storici confrontassero queste due misure e le leggessero come due misure coerenti e corrette all'interno di due diverse visioni del mondo, e in nessun senso accettassero l'idea che uno è giusto e uno è sbagliato. Ecco, leggendo Russo uno ha la chiara idea del perché uno è giusto e uno è sbagliato. E io direi
è chiaro che una è giusta e una è sbagliata, anche in un senso molto debole, che è il seguente. Quando queste due tradizioni di pensiero, entrambe tematicizzate, entrambe colte, si sono incontrate, l'incontro tra queste due culture ha immediatamente chiarito quale delle due fosse corretta e quale delle due fosse sbagliata, perché quando molti secoli dopo gli astronomi cinesi sono venuti a conoscenza dei modelli di terra rotonda, eccetera, mediterranei, non hanno esitato molto a rendersi conto che il Sole non è a 10.000 lì di altezza o 6.000 chilometri sopra la superficie della Terra. Questo mostra che, io penso, una corretta, non stretta, ma ampia caratterizzazione del pensiero scientifico e di cosa sia il pensiero naturalistico e relazionale è compatibile con il multiculturalismo e la comprensione della complessità di come la cultura e la scienza in particolare come costruzione di interpretazioni del mondo che funzionano possa spiegare, possa parlarci, possa essere coerente con la difficoltà e la ricchezza di parlare di verità all'interno di un sistema di pensiero, senza per questo però rinunciare a un'idea molto chiara su come il pensiero razionale ci permette, ci ha sempre permesso di discutere, di accettare l'ignoranza, ma poi di uscire e riuscire ad arrivare a delle nozioni che sono di fatto più affidabili di altre. Quindi anche in questo grazie Russo, grazie Lucio per i tuoi straordinari libri. Io ringrazio moltissimo Carlo per la sua presentazione. Ha detto una cosa che se non l'avesse detta lui l'avrei detta io, cioè che la lettura del libro di Lucio può cambiarti la vita. Io quando ho letto la prima volta La rivoluzione dimenticata mi sono costruito un orologio di Ctesibio e l'ho portato nelle scuole perché l'ho trovato una cosa bellissima. Ma l'intervento di Carlo, così come alcuni interventi che l'hanno preceduto, costituisce in qualche senso un insieme di domande a cui probabilmente Lucio vuole dare una risposta. Per il momento sulla chat altre non ce ne sono, poi avremo credo ancora una mezz'oretta, poi dobbiamo smettere, ma insomma se qualcuno vuole scrivere domande sulla chat poi le possiamo porre a Lucio. Ma nel frattempo ce n'ho una io, cioè dalla lettura dei tuoi libri, in particolare di questo, viene molto l'idea che uno deve fare qualcosa per la scuola, perché l'unico modo di avere una cultura condivisa nella popolazione è il fatto di modificare come noi insegniamo la scienza nella scuola. E ti vorrei chiedere, da questo punto di vista, quali sono secondo te gli aspetti essenziali che vanno modificati nell'apprendimento e nell'insegnamento della scienza nella scuola e forse anche un po' nell'università. Io ti darei la parola sia per rispondere un po' alle presentazioni precedenti e anche per questo. Sì, io volevo ringraziare innanzitutto tutti gli intervenuti e volevo rispondere soprattutto a alcune osservazioni di Carlo Rovelli e di Luciano Bossina. Diciamo, mi sembra che sono quelli che hanno posto più domande, diciamo, anche se non in modo esplicito. Per quanto riguarda Carlo Rovelli, io volevo leggere delle frasi del mio libro, non mi ricordo per la verità se queste le ho cambiate o se erano già nell'edizione precedente. A proposito appunto di Anassimandro, io scrivo quella di Anassimandro può dirsi scienza? La risposta dipende ovviamente dal significato che si dà al termine scienza e deve essere negativa se si adotta la definizione proposta nello scorso paragrafo. Le scelte terminologiche sono naturalmente arbitrarie, questo diceva anche Carlo, tra l'altro in una nota dico che Carlo Rovelli con una scelta terminologica diversa
illustrando in un bel libro La rivoluzione concettuale del Massimo Andro, rivede invece l'inizio del pensiero scientifico. Il punto essenziale è che mentre pensatori come Massimo Andro compiono un salto di qualità di enorme importanza rispetto al pensiero precedente, fu necessario un secondo salto di qualità per giungere alla scienza dentistica a quella moderna. Cioè, io non capisco perché la mia definizione dovrebbe renderci ciechi rispetto all'importanza della rivoluzione concettuale del Massimo Andro. Io ne sono pienamente consapevole, però se consideriamo, diciamo, il metodo di Massimo Andro, il metodo di Archimede e quello di Einstein, ecco, c'è meno differenza tra Archimede ed Einstein che tra Massimo Andro e Archimede. Questo è il punto che volevo sottolineare. Quindi ha un senso, diciamo, usare un termine che può essere scienza o scienza bio, qualunque altra parola, per indicare quel metodo sostanzialmente unitario, insomma, che mette insieme Aristarco di Samo, Archimede, Euclide con Einstein o Poincaré, insomma, questo è il punto fondamentale. Questo non significa che, però naturalmente la scienza realistica non sarebbe stata possibile senza la rivoluzione precedente di Massimo Andro, che è stata di importanza epocale, insomma, su questo non ho alcun dubbio, insomma, no? Quindi io non credo che ci sia una reale differenza di vedute, c'è solo una scelta terminologica che è arbitraria, insomma, che è stata diversa, ma non mi sembra molto importante. Ecco, poi volevo dire qualcosa rispetto alla domanda implicita e quella che ha detto Luciano Bossina, insomma, a proposito del tracollo culturale, insomma, questione di cui abbiamo anche discusso insieme anni fa, c'è stata per un momento un'ipotesi di scrivere un libro insieme che poi è venuta meno, quindi c'è tutta una storia questa cosa. Ora, una risposta articolata è nel mio prossimo libro che uscirà a gennaio, diciamo, che è dedicato proprio al tracollo, insomma, ecco, perché sono d'accordo che è un tema importante, diciamo, anche nella Rivoluzione Dimenticata e anche in altri libri, però è sempre dato un po' per scontato, non sviscerato fino in fondo, insomma, mi sembrava che meritasse un libro a parte, insomma. Ecco, l'idea di Bossina, se capisco bene, è che il tracollo è documentabile per la scienza, ma non c'è stato per la filologia. Ora, se invece dalla filologia ampliamo un po' il discorso e pensiamo, diciamo, agli studi che riguardano la lingua, ecco, io credo che mentre c'è stata una continuità, cioè veramente una continuità proprio in senso stretto, no, perché credo che un mini tracollo ci sia stato anche negli studi grammaticali, insomma, però in qualche senso viene superato il problema in tempi abbastanza rapidi, insomma, dopo qualche secolo ci sono addirittura studi grammaticali superiori a quelli precedenti, non so, penso a Apollonio Discolo per esempio, l'inizio della sintassi e così via. Però questo è vero per la grammatica, ma ci sono due aspetti che volevo sottolineare nell'ambito degli studi che non vengono recuperati e che documentano un tracollo dello stesso tipo, secondo me, ricordo, del mondo scientifico, della scienza. Cioè, uno è il convenzionalismo linguistico. Il convenzionalismo linguistico non c'è più, viene recuperato al XVIII secolo, insomma. All'epoca, per quello che io ho capito, all'epoca appunto di Apollonio Discolo non si ignora, e l'altro è la semantica stoica non viene recuperata, quindi in qualche senso c'è un crollo, secondo me, anche in questo ambito che non è scientifico in senso stretto, insomma. E ecco, nel libro cerco di considerare anche altre questioni come le conoscenze geografiche, le conoscenze tecnologiche, diciamo, però volevo sottolineare questo che riguarda abbastanza da vicino gli studi sulla lingua, mi sembrava. Queste erano le due cose che volevo dire per il momento, se non ci sono altre domande. Vi ringrazio molto tutti. Scusami, la scuola è forse il problema più importante di tutti, adesso mi stavo dimenticando, solo che non so se riesco a parlarne in pochi minuti qui. Cioè, io ho cercato di scrivere su queste cose parecchie volte, in varie sedi, insomma. È che io credo che la cosa più importante per quanto riguarda, mi sembra che Benedetto parlava esplicitamente dell'insegnamento scientifico, è che io credo che la cosa importante sia trasmettere nella scuola quello che forse poi tra l'altro è quello che differenzia, diciamo, il metodo di Massimo Andro dal metodo di Archimede, cioè il concetto di modello. No, questo credo che non venga trasmesso nell'insegnamento scientifico dalla scuola. Si ha l'idea di insegnare delle verità e non si dà l'idea di come costruire modelli della realtà.
fa questo, secondo me è importante dare l'idea di come si costruiscono teorie scientifiche e rinunziare completamente a inseguire le novità più recenti della scienza. Ecco, io sono in questo, quasi nessun fisico è d'accordo con me, io per esempio sono contrario allo studio della meccanica quantistica nel liceo, insomma, perché secondo me si traduce in genere in, cioè, come dire, c'è l'ambizione di insegnare cose nuove e belle, forse servono anche a stimolare l'interesse dei ragazzi, da questo punto di vista può essere opportuno, però si passa, diciamo, dal piano della vera didattica scientifica al piano della divulgazione. Cioè, non credo che si possa fare molto più che divulgazione in un liceo parlando di meccanica quantistica, perché non si possono né familiarizzare i ragazzi con le basi sperimentali né dare gli strumenti matematici della teoria, insomma. E quindi si rischia di fare un po' di chiacchiere sul principio di indeterminazione, sulla dualità onda corpuscolo, cose del genere, che hanno un effetto addirittura controproducente, secondo me. Se non si rischia poi di parlare addirittura delle cedimenti all'irrazionalismo anche di alcuni dei padri della meccanica quantistica, insomma, che è ancora peggio, insomma. Quindi secondo me bisognerebbe, appunto, da questo punto di vista, io credo che sia ancora molto importante lo studio della scienza antica, per esempio della geometria euclidea. Io sono convinto che non si può buttare a mare, e su questo so che Benedetto è perfettamente d'accordo con me, lo studio della geometria euclidea, perché non è una cosa passata, insomma, e anche la meccanica classica, cioè non ha senso studiare e insegnare meccanica quantistica a chi non sa nulla della dinamica newtoniana, insomma. Ci sono alcuni argomenti, come dire, recenti, forse possono entrare in uno studio liceale. Io ho fatto un ciclo di lezioni anni fa in un liceo di Roma sul caos, per esempio, facendo fare esperimenti numerici. Ecco, questo ha senso farlo, diciamo, no? Però, quindi alcune cose, un po' di teoria dell'informazione, per esempio, si può fare, che è una cosa del Novecento. Però, ecco, per quanto riguarda la relativa meccanica quantistica, io mi limiterei a illustrare i motivi per cui le teorie classiche hanno avuto problemi non riservibili all'interno dei modelli classici, diciamo, no? E quindi aprire il problema, insomma. Poi la soluzione, secondo me, andrebbe spiegata all'università, insomma. Però, ecco, per i punti essenziali mi sembra non abbandonare il metodo dimostrativo e spiegare cos'è un modello, spiegare cos'è il rapporto tra teoria e realtà, insomma, attraverso lo studio del modello. E per fare questo uno può fare esempi di più teorie. Ecco, un esempio che mi viene spesso da fare: è importante dare ai ragazzi l'idea che ci possono essere più teorie che spiegano gli stessi fenomeni. Per esempio, spiegare come l'ottica può essere spiegata sia con un modello corpuscolare sia con un modello ondulatorio, con certi limiti naturalmente, poi ci sono dei fenomeni nei quali uno dei due modelli viene meno, insomma. Però ci sono le leggi fondamentali dell'ottica geometrica, si possono spiegare in tutti e due modi. E questo è un esempio semplice per far vedere come... ecco, una cosa per esempio che introdurrei nell'insegnamento liceale è dare qualche elemento di geometria sferica. Far vedere come la geometria piana si ottiene da quella sferica mandando all'infinito il raggio, insomma. È un primo esempio, il più banale possibile, per far vedere come una teoria, al mutare di certi parametri, può ridursi a un'altra più semplice, cosa che succede per esempio nel caso della relatività, insomma, se manda infinito la velocità della luce è la stessa cosa, no? Che non è più difficile nel caso della meccanica quantistica, insomma, meno banale. Ecco, detto qualcosa. Non mi risultano domande sulla chat del canale Teams. Ecco, ci sono domande dai presenti, quindi... No, solo ritorno un po' su... Oddio. No, ritorno un po' sul concetto di dimenticata. Aspetto il libro che uscirà a gennaio sul tracollo. E... io, insomma, mi veniva in mente ascoltando il primo relatore, cioè ci si concentra sul dimenticato, però io riprenderei il titolo della rivoluzione dimenticata, cioè che cos'è la rivoluzione? Nel senso che
in questi giorni stiamo sentendo tutti spesso, per fortuna, Giorgio Parisi, in un'intervista appunto cercava di spiegare come è nata la scuola romana di fisica, no? È importante capire come nasce una rivoluzione scientifica, che spesso non è una rivoluzione in senso di un punto di discontinuità, ma è qualcosa che cresce, per capire come poi la si dimentica. E in quest'ottica io aggiungerei un elemento ai due che tu, soprattutto il primo relatore, indicava come possibile causa del tracollo scientifico. Uno era la mancanza di fondi, l'altra la incapacità di leggere i testi, cioè la incapacità di trasferirsi la conoscenza. Io credo che se alla diaspora che tu citavi probabilmente determina un altro elemento che è importante per la comunità scientifica, che è quello della vicinanza, della massa critica di un insieme di ricercatori che gomito, specie in quei tempi in cui la comunicazione probabilmente era sicuramente più difficile. Quindi la massa critica che serve per fare una conoscenza scientifica, io non so se in altri ambiti sia altrettanto importante. Quindi una diaspora automaticamente, cioè per sua natura, diluisce il numero di ricercatori e limita le connessioni, e questo ci porta ad interrogarci sulla importanza nel progresso scientifico della cooperazione. È una domanda che dobbiamo porci anche pensando un po' alla politica accademica, che oggi invece è fondamentalmente basata sulla competizione, e invece vediamo che appunto quando manca la cooperazione c'è il tracollo, e probabilmente non c'erano i fondi, non c'era la capacità di trasmettere libri, ma non c'era interazione. Quindi l'importanza dell'interazione nel progresso scientifico, e quindi può essere una nel produrre la rivoluzione, può essere una spiegazione del perché è stata dimenticata. Cioè, mi sembrano delle osservazioni più che delle domande. Sì, no. Dentro c'è la domanda, ma interagivano questi scienziati ellenistici nel terzo secolo? Interagivano questi scienziati ellenistici nel terzo secolo avanti Cristo, per quello che sappiamo? Funziona? Sì, si sente. Ma per quello che so interagivano, diciamo, certamente interagivano. Però c'era anche concorrenza, ecco, questo è un aspetto, forse che c'era concorrenza tra i vari regni ellenistici, c'era stata prima tra le varie polis greche, e c'è stata concorrenza tra le nazioni europee, diciamo, nel periodo del grande sviluppo della scienza europea. Io ho qualche dubbio sull'utilità di una omogeneizzazione, diciamo, di tutta la comunità scientifica, che usa le stesse riviste, gli stessi riferimenti, lo stesso software per fare la stessa ricerca e così via. Cioè, ho l'impressione che adesso, oltre ad esserci competizione su un piano, su un altro piano ci fosse anche troppa omogeneità. Cioè, c'è la competizione a livello personale, ma non c'è la competizione culturale da scuole diverse, in genere, insomma, almeno nell'ambito delle scienze esatte. Non più o meno c'è un'omogeneità, secondo me, un po' preoccupante. Per quanto riguarda il tracollo, io credo che, come dire, ci siano stati degli eventi violenti, insomma, che spiegano il tracollo anche meglio, con la mancanza di, come dire, di interazione. Tolomeo VIII fece circondare il ginnasio d'Alessandria e fece ammazzare tutti quelli che c'erano dentro, insomma, il che è un modo più brusco, insomma, no, per interrompere un'attività culturale. Ci sono altre domande? Sì, certo, sì. Approfitto di questa sollecitazione, anche della replica di Lucio, appunto per mettere a fuoco meglio, forse sono temi molto rilevanti. Allora, intanto sì, io metterei davvero l'accento sul problema della competizione, perché dietro non è soltanto una competizione, diciamo così, elementare tra regni che cercano di guadagnare una visibilità sulla scena globale. C'è dietro un progetto universalistico, questa è la cosa davvero interessante. Cioè, i Tolomei avevano un'idea di civilizzazione, di cultura, anche proprio
di espansione universalistica, e questa è l'idea. Quindi sono scienze che vanno a vantaggio della corona, e la corona per questo finanzia, un modello, appunto, ripeto, che per questo piaceva anche molto agli epigoni poi moderni. Non sottovaluterei però la questione della disseminazione, uso tra l'altro un termine che oggi nel lessico della valutazione della ricerca viene anche piuttosto enfatizzato, perché è un aspetto interessante come noi possediamo quella notizia, ad esempio, no? Cioè, lo scenario è questo: rispetto alle rivendicazioni di Atene, no? Pensiamo a Pericle, Socrate, che dicono noi greci abbiamo insegnato al mondo tutto, prende la parola un alessandrino che dice no, un momento, l'abbiamo insegnato noi a modo tutto, perché appunto fuggendo i nostri intellettuali abbiamo portato tutto quello che noi sapevamo, e lì sono fiorite poi una serie di scuole. Quindi è vero che in effetti quel laboratorio, come dire, protetto e garantito dai mezzi economici della corona, dalla tranquillità di un luogo, diciamo così, atto a tutte le ricerche scientifiche, produceva senz'altro quella collaborazione stretta, no? Che possiamo immaginarci equivalente a un'equipe moderna di qualche laboratorio, però è anche vero che questo processo di fecondazione ha avuto poi risultati notevolissimi. Cioè, se a Roma è arrivata una cultura di carattere letterario, filologico, eccetera, lo si deve essenzialmente a questo travaso. Non a caso poi i grandi romani andavano a studiare a Rodi o ad altre scuole greche, appunto, per istruirsi, non a caso erano bilingui, no? Quindi diciamo c'è tutto un processo di questa natura che va tenuto in conto. Quanto a quello che diceva Ruskin, naturalmente aspetto con grande curiosità questo libro, si capisce. Io non sono certissimo, in realtà, che il tracollo si debba negare anche nel fronte umanistico. Diciamo, faccio una professione di ignoranza in questo, non ho raggiunto una consapevolezza, forse anche per questo quel libro non l'abbiamo scritto, perché non sapevo ben svolgere la mia parte da questo punto di vista. Devo dire che quello anche che osservava il collega di filologia italiana, cioè il libro di Russo, ha forse perché si può permettere di farlo non dovendo entrare in classe a parlare di Plinio, potendo quindi anche un po' svillaneggiarlo dall'esterno, no? senza problemi. Cioè, c'è un problema obiettivamente per noi, cioè il mondo della cultura umanistica deve fare i conti da sempre con un pregiudizio di tipo classicistico che ha visto un'età aurea, e l'età aurea quella di Platone, prima ancora di Sofocle, eccetera, e poi la decadenza. Quindi noi abbiamo passato 150 anni di apologia di ciò che viene dopo l'età aurea. Quindi abbiamo interiorizzato la necessità di non accettare il canone recepto, per cui quello è l'oro dopo vede l'argento, sapendo che poi dopo c'è il bronzo, una sorta di decadenza metallica fino a veramente all'estinzione, oppure nella metafora del giorno, prima c'è il sole, poi c'è il pomeriggio, poi c'è il crepuscolo, e la notte fonda. Abbiamo lottato per generazioni contro questa impostazione, e questo può aver a un certo punto anche allentato la nostra sensibilità a riconoscere a un certo punto ciò che sta sopra e ciò che sta sotto. Io non ho difficoltà ad ammetterlo. Ecco, il libro di Russo ha veramente questo potere, anche laddove è corrosivo, come osservava anche Carlo Morelli. Per il filologo classico, per lo studioso di antichistica, il modo in cui Russo parla di Aristotele è obiettivamente disagevole, è inutile nascondercelo. Io capisco perfettamente perché lui lo faccia, e devo dire che sottoscrivo laddove io declini il libro in base a quelle quattro pagine iniziali in cui lui definisce cosa è scienza. Allora, data quella definizione, ha ragione Morelli, se non accettiamo quella si cambiano le carte in gioco, data quella definizione allora il resto consegue. Però il problema è che noi oggi sappiamo che veramente, come dire, il punto fondamentale è non prendere la definizione che Russo dà in termini di valutazione intrinseca. Appunto, c'è un valore che prescinde necessariamente dalla sua contiguità con la scienza. Quindi Aristotele è stato decisivo. Posso notare che il mio libro non è un libro di scienza, è un libro di storia, che è una cosa che secondo me ha un valore, ma non rientra affatto in quella definizione. Esattamente, no, ma su questo siamo perfettamente d'accordo, e credo che gli studiosi di storia della filosofia presocratica, che noi tra l'altro continuiamo a chiamare presocratica anche se Socrate non ha scritto un rigo, quindi anche Nietzsche ci avvertiva sul fatto che magari dovremmo chiamarla preplatonica, possano avere, diciamo, alcune valutazioni diverse. Abbiamo un illustre collega collegato che di queste materie si occupa in maniera continua. Ecco, l'importante è capire il senso profondo del libro di Russo, che è quello di identificare snodi dotati di senso. Ecco,
Ecco, nel momento in cui lui identifica quegli snodi, la storia può scorrere senza il problema di dare una qualifica di nobiltà ad Aristotele o meno, che del resto non ha bisogno che siamo una medaglia. Lorenzo Perilli anche ha chiesto la parola, quindi gli chiederei di togliere il muto dal microfono e di fare la domanda. Sì, grazie veramente, perché questi sono tutti temi che a noi a Tor Vergata stanno particolarmente a cuore. Il Centro Studi e Fonte del Sapere nel Mondo Antico nasce attorno a questo tipo di esigenza, a questo tentativo di interazione e di superamento di confini disciplinari tra matematica, filosofia, antichità, scienza in generale, eccetera, medicina e così via. Quindi sono veramente cose che mi sanno. Poi abbiamo anche fatto dei tentativi con le scuole, in realtà, proprio nel periodo in cui Lucio tentava con Altasso, per esempio, la lettura commentata del primo libro degli elementi di Euclide, e tentativi con licei a Roma e anche fuori Roma, non facili, perché in realtà far passare tra i docenti di scuola anche l'idea dell'opportunità di un'interazione tra discipline che non conoscono, nel senso che ciascuno conosce il proprio campo, evidentemente, quindi è necessaria un'interazione tra matematici, classicisti, eccetera. Appunto, abbiamo tentato di fare anche questo, abbiamo anche fatto un convegno, pubblicato un volume della rivista Techline che pubblichiamo, ma non è stato semplice, diciamo che non si è arrivati in realtà a poter mettere in pratica davvero queste cose, se non in modo molto sporadico. Detto questo, sull'appunto interesse e pertinenza di questi temi per noi, volevo fare a Lucio, provare a fare a Lucio una brevissima, se non chiamarlo, diciamo, a dirci qualcosa su un tema che forse può sembrare anche provocatorio, forse lo vuole anche essere, vale a dire, la scienza ellenistica è stata anche letta, forse può essere anche letta, come un qualcosa che ha provocato la rinascita di quei fenomeni che nell'età, attorno al III secolo, erano diventati carsici, quei fenomeni che noi oggi chiamiamo irrazionali, dell'irrazionalismo, quindi dell'astrologia, quindi di teorie religiose, una filosofia che diventa sempre più dogmatica, una medicina che nel momento in cui è medicina empirica, la corrente della medicina empirica diventa portavoce di un radicale scetticismo sulle possibilità del conoscere. Proprio nel momento in cui si va a applicare la ricerca ai dati, appunto, un approccio radicalmente empirico, questo porta in realtà a uno scetticismo sulle possibilità della conoscenza, sulle possibilità di arrivare a conclusioni universali o estendibili comunque a casi diversi tra loro. È stato detto anche da autorevolissimi studiosi della prima metà del Novecento che questo può essere anche dovuto al fatto che la scienza a un certo punto non parla all'anima dell'uomo. Non parla più all'anima, si fa sempre più tecnica, e addirittura nel periodo in cui, appunto, dall'età ellenistica in avanti, l'alfabetizzazione aumenta, si accresce, quindi dovrebbe esserci maggiore capacità di comprensione da parte della popolazione, della gente, non dico comune, ma insomma quasi. In realtà, appunto, il meccanismo è quello contrario, questa rivoluzione viene dimenticata, e non viene dimenticata, secondo me, soltanto, appunto, per questi problemi veri che sono stati anche appena evidenziati, ma per un movimento anche più profondo e per un'esigenza più profonda dell'anima umana che rivediamo anche oggi. Per cui questo volevo chiedere a Lucio se aveva voglia di dire una parola anche su questo, quasi fare una progettare un nuovo libro sulla storia dell'irrazionalismo, visto che abbiamo parlato di razionalità in realtà oggi, e come sempre facciamo, cioè se proprio il progredire della scienza mette in evidenza delle difficoltà che l'anima dell'uomo ha nel rapportarsi con il reale, con il mondo esterno, che può essere, anche se volete, anche questo specchio di quello che vediamo oggi, quando appunto noi osserviamo con stupore le reazioni che definiamo irrazionali di fronte ai vaccini o ad approcci che a noi sembrerebbero talmente scontati da non richiedere quasi neanche una giustificazione. Ecco, non so se è una considerazione, se Lucio ha voglia di commentare, ecco, su questo, lui conosce benissimo queste cose, quindi funziona. Tutto qui, grazie. Si sente? Ma io penso che la mia risposta a questo sia appunto nel libro che uscirà a gennaio, cioè secondo me tra
lo sviluppo della scienza e queste derive irrazionalistiche in mezzo c'è quello che io chiamo tracollo, e credo che il modo in cui Lorenzo pone il problema nasce dal fatto che lui non condivide, diciamo, la categoria del tracollo culturale, e penso che oggi ci sia qualcosa di simile, perlomeno c'è il rischio serio, diciamo, di un collasso culturale simile, e per questo ci sia una diffusione dell'irrazionalismo. Ecco, e io credo, questo può sembrare eccessivo forse a molti, ma credo che alla base di questo ci sia anche il rompersi di quel filo che ci legava alla cultura antica, alla cultura ellenistica in particolare. Cioè, non è un caso che fino a un po' di decenni fa, o direttamente o indirettamente, si studiava geometria euclidea, diciamo, in tutte le scuole d'Europa, diciamo, dell'Occidente, e gli elementi di Euclide sono un libro del terzo secolo anticristo, diciamo. E secondo me aver smesso di insegnare cos'è una dimostrazione e cos'è un teorema, diciamo, è una delle radici, diciamo, della crisi che c'è adesso della cultura scientifica. Ecco, quindi c'è un legame stretto, diciamo, non è che me lo invento io, insomma, no? Tra la fine del rapporto col mondo antico e ellenistico in particolare e quello che sta succedendo adesso, insomma. E si è dimenticata anche, appunto, quella che, vabbè, lasciamo stare, il discorso diventa troppo lungo, mi fermo qui. C'è ancora una domanda che è venuta fuori, certo, da Alessandro Amabile. Io forse darei la parola ad Alessandro Amabile, poi a te per la... C'è una persona che ha alzato... Ah, perfetto, allora sono due le domande. Cominciamo magari da Alessandro Amabile, sì, che è online, e diamo il tempo ancora a queste due domande, poi forse dobbiamo chiudere, penso, le sette. Mi sentite? Sì, sì. Ok. Sì, innanzitutto grazie al professor Russo, che saluto con affetto, e a tutti i relatori, sono stati tutti interventi molto interessanti. Io volevo fare una domanda al professor Russo a proposito di un fatto che nella rivoluzione dimenticata viene suggerito, però poi diciamo non viene sviluppato fino in fondo, perché a parte qualche accenno a tematiche specifiche, la storia finisce con il recupero in età moderna, diciamo tra il 600 e il 700. Però insomma la domanda è questa: già al tempo di Newton, diciamo, quello che Newton ha fatto è profondamente diverso a livello anche metodologico da quello che lei tratteggia essere il metodo della scienza ellenistica. Io in qualche modo c'è un abito che però, diciamo, all'occhio critico, diciamo, si svela per essere quello che è, con tante tautologie e tanti, diciamo, elementi che poi sono venuti alla luce evidentemente con la critica di Einstein, ma anche in altri casi. Però insomma, anche andando un po' più avanti poi nella storia della scienza, è difficile trovare qualcosa che metodologicamente sia il pieno recupero di quello che noi vediamo ad esempio nelle opere di Archimede. Cioè, io l'idea che mi sono fatto è quella di una radicale incommensurabilità, come a dire, sono cambiate troppe cose per rivedere, diciamo, all'opera quel metodo, però al tempo stesso, diciamo, anche la scienza moderna è attraversata da correnti diverse. Quindi io le volevo chiedere se lei pensa che in età moderna c'è qualche scuola, qualche figura in particolare che secondo lei ha realmente, diciamo, raccolto l'eredità in pieno, diciamo, di Archimede, ma per capirci, di una metodologia che, anche per esempio la parola ipotesi, che prima è stata discussa molto da uno dei relatori, effettivamente io vedo spesso usata questa parola anche in ambito scientifico in senso debole, anche laddove ci si aspetterebbe il senso forte che il metodo euclideo, diciamo, ci ha insegnato. Sì, dunque io, ecco, anche di questo credo che parlo di più nel libro prossimo, sto facendo una... Cioè, io credo che gli scienziati, come dire, della prima età moderna, insomma, da cui appartengono persone come Kepler, ma anche Newton, anche Galileo e così via, e avevano a disposizione due tipi di fonti, diciamo, che venivano dall'antichità. Quelle che precedevano il crollo, quelle successive al crollo. Quindi da una parte potevano leggere Euclide, Archimede, però
le fonti, diciamo, ellenistiche disponibili in genere erano testi tecnici, cioè interni, diciamo, a teorie scientifiche molto ben delimitate, come potrebbe essere l'astronomia, la geometria, l'idrostatica e così via. Per quanto invece riguarda il pensiero generale, quindi la filosofia, o altri aspetti, diciamo, di cultura generale, non si era conservato nulla del periodo ellenistico. Quindi i moderni dovevano, come dire, in qualche modo incasellare, diciamo, le conoscenze tecniche che avevano da autori come Euclide e Archimede in un ambito concettuale che derivava dal neoplatonismo o dalla teologia cristiana. E questo crea, diciamo, fenomeni come quelli che sono visibili in scienziati come Kepler o Newton. Cioè in genere si cerca di dimenticare gli aspetti razionalistici. Quando io una volta mi capitò di raccontare come Kepler credeva di aver calcolato lo spessore del cristallo della sfera delle stelle fisse, un collega della Sapienza si arrabbiò moltissimo, disse: ma come, vogliamo parlare male di Kepler? Allora le leggi di Kepler non sono importanti, insomma. E mi scrisse una lettera più o meno di improperi e di insulti. Ecco, però se non si cerca di nascondere queste cose, si vede che ci sono questi due aspetti che convivono, insomma. Cioè il Newton del trattato sull'Apocalisse, diciamo, o anche il Newton, o se volete l'epistemologia che c'è dietro i principi, diciamo, è qualcosa di che mal si concilia con gli sviluppi tecnici della dinamica newtoniana, insomma, che potrebbe benissimo farne a meno, insomma. E questo si vede anche in aspetti tecnici, no? Cioè Newton, la dinamica newtoniana è valida in un sistema di infiniti sistemi di riferimento, tutti quelli che si chiamano inerziali, però Newton non dice questo, dice che c'è lo spazio vero che è uno solo, cioè tra tutti questi infiniti sistemi ne sceglie uno, e il motivo per cui ne sceglie uno solo è di natura metafisica, non ha a che vedere con gli aspetti tecnici della sua dinamica. Quindi c'è questo aspetto doppio. E quando c'è il recupero, io credo che la fase migliore del recupero sia, se devo buttare via la cosa, tra la metà dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale. Ecco, io credo che, non so, la nascita dell'analisi, per esempio, recupera un rigore, supera anche il rigore di Archimede, mentre fino agli anni 78, cioè quando si comincia a fare una teoria dei numeri reali, insomma, no? Finché non c'è una teoria dei numeri reali, la matematica moderna, negli aspetti numerici, che poi sono quelli che sono fondamentali nella matematica moderna, non eguaglia il rigore della teoria delle grandezze di Euclide, finché non c'è la teoria dei numeri reali. E la teoria dei numeri reali risale al 1872. Ecco, all'inizio del Novecento c'è il recupero di quella che viene chiamata la sottodeterminazione delle teorie scientifiche, che ha a che fare con il classificato antico di ipotesi, cioè l'idea che i fenomeni non individuano univocamente la teoria, diciamo. E quindi io credo che quella sia l'età d'oro, insomma, tra il 1870 e il 1914, che è abbastanza breve in realtà, no? E poi ho paura invece che nel corso del Novecento ci sono stati enormi progressi tecnici, ma dal punto di vista epistemologico alcune idee sono un po' perse o sono diventate rare, insomma, no? Come appunto, per esempio, diffondersi dell'idea di una teoria del tutto, dei fisici, che è quella finale, complessiva, globale, che spiega tutto, certamente non va nella stessa direzione, diciamo, del recupero della sottodeterminazione di cui parlavo prima. Beh, io finirei qui. C'è pure una domanda? A proposito dello sviluppo, diffusione e uso della scienza, volevo fare una domanda sul rapporto, sul ruolo che ha in tutto questo, il rapporto tra scienza e potere. Nel senso che prima è potere. Prima appunto si sono fatti un paio di esempi, no? L'esempio della violenza, certe volte, con cui sono state uccise fisicamente le persone, ma anche nel rapporto invece al contrario con, diciamo, con la base delle persone, il ruolo per esempio nello scetticismo, che ruolo ha lo scetticismo nei confronti di una scienza che magari viene percepita come veicolo del potere. E, sì,
questa è la domanda, e una notazione sul problema della diffusione della scienza nelle scuole, che mi sembra che legato ovviamente ai contenuti di cui si è parlato prima, in questo momento abbiamo anche un'emergenza proprio di un definanziamento complessivo nelle scuole che pesa sulla riqualificazione nelle cose basilari, diciamo, anche proprio l'esistenza stessa degli insegnanti dentro le scuole. Ma io ho paura di non saper rispondere, diciamo, cioè, a quest'ora non ho il tempo, diciamo, per dare una risposta sensata. Cioè, in particolare, per quanto riguarda il rapporto tra scienza e potere, credo che la questione sia molto complessa, insomma. Cioè, sarebbe bello poter dire che la scienza è un prodotto della democrazia, ma mi pare che storicamente sia falso, insomma. E questo pone dei problemi, perché c'è un potere che è usato, diciamo, a distruggere la cultura, come quella che raccontavo prima di Tolomeo VIII. Se però uno pensa a Tolomeo II, che istituisce la biblioteca, il museo, e dà un contributo importante alla nascita di quella scienza ellenistica, che se si usa quella definizione particolarmente restrittiva di scienza, è la prima scienza che non era nata nelle polis democratiche, diciamo, del secolo precedente. E anche il dispotismo illuminato dà un contributo importante, credo positivo. Quindi la questione è complessa, insomma, quindi non credo che si possa rispondere con delle formulette semplici, insomma. Allora io credo che chiudiamo. Ah, c'è ancora un'altra domanda? Poi direi che dopo questa domanda chiudiamo. Buonasera, Lucio è mio cugino, figlio di una sorella di mia madre, ed è stato sempre il genio di casa. Io un po' più arretrato, ma insomma seguivo un po'. Come dire, ero il suo amico prediletto proprio perché gli spiegavo le cose che studiava a scuola. Quando stavo al liceo, lui era piccolo, aveva 9 anni ed era molto interessato alle cose che gli dicevo. Io sono rimasto veramente colpito e ancora rafforzato e orgoglioso delle cose che ha scritto mio cugino. Che poi, da un punto di vista di un giurista, io ho studiato legge, ho fatto l'assistente volontario, straordinario, ordinario, libero docente di istituzioni di diritto romano, poi sono passato al diritto amministrativo, poi sono stato alla Corte Costituzionale e ho avuto un'ampia visione del mondo giuridico. Sono qui solo perché mi ha interessato molto, dal mio punto di vista, che è molto lontano dalla vostra sapienza, e non mi sarei mai permesso di entrare in questo discorso così profondo e così acuto sul significato della scienza. Dal mio punto di vista io posso dire che quando Kelsen in campo giuridico ha posto la tesi della scienza pura del diritto, secondo me ha fatto un guaio enorme, perché ha isolato il diritto dal percorso storico dell'evoluzione, perché in fondo mio cugino che cosa fa? Fa la storia del pensiero scientifico, cioè la storia dell'uomo, e il suo amore per l'antichità in fondo è un amore umanistico, e oggi se si potesse, e in questo coincido molto con mio cugino, oggi se si potesse veramente dare una mano ai poteri, agli ordinamenti giuridici, non ci sarebbe altro da fare che ritornare al diritto romano, perché la sapienza romana lo leggiamo nel simbolo che sta sui nostri autobus, Res Publica, Senatus Populusque Romanus, la grande concezione è quella del populus sovrano. Voglio dire alla interventrice che è venuta e che mi ha spinto a intervenire, proprio perché si tratta di una domanda molto importante. Io ho 77 anni di studio, 85 di età di studio del diritto,
male esperienze. Posso dire che la tragedia attuale è proprio la tragedia di un pensiero umano che si è piegato alla tecnica e ha trascurato del tutto la scienza e soprattutto si è identificato nei valori del mercato, cioè della speculazione. Non domina più l'uomo con la sua essenza di spirito e di materia, ma domina il far soldi. Io seguo ogni giorno quello che avviene e quello che avviene in Italia è di una tragicità economica incredibile. Stiamo svendendo, abbiamo svenduto tutte le fonti di produzione di ricchezza, ci siamo impoveriti in virtù del principio della privatizzazione introdotto da Draghi e poi portato avanti da tutti i governanti succedutisi alla morte di all'assassinio di Aldo Moro, e oggi quello che resta agli italiani è molto poco. Quindi credo che il discorso, la consapevolezza dei limiti enormi del neoliberismo, perché l'aspetto economico viene prima di tutti gli altri aspetti, ce lo insegna Croce, le forme dello spirito, economia, arte, religione e filosofia, l'aspetto economico ormai si sta trasformando nella potenza delle multinazionali e della finanza. La finanza non produce ricchezza, assorbe la ricchezza dei meno furbi e la dà nelle mani dei più furbi, e i nostri governi finora, si è visto poi che nelle ultime elezioni c'è una disaffezione giustificatissima dell'elettorato, i nostri governi agiscono sulla base di una svendita totale di quella che costituiscono oggi il demanio costituzionale dello Stato, cioè la ricchezza del popolo. Quando togliamo al popolo la propria ricchezza, che sono i beni culturali, il paesaggio, il territorio, l'ambiente, elementi distintivi e poi contenutistici, servizi pubblici essenziali, trasporti, trasporto aereo, vedete l'Italia, frequenze televisive, servizi pubblici di comunicazione, autostrade, eccetera, fonti di energia, acqua, luce e gas, tutto questo viene tolto al popolo, che è elemento costitutivo dello Stato, e viene dato a privati italiani e soprattutto stranieri, noi stiamo perdendo l'indipendenza italiana, stiamo perdendo i valori del risorgimento e i valori della liberazione e soprattutto della resistenza. Ultimo appello che non mi lascio sfuggire, essendo stato 9 anni alla Corte Costituzionale, è che la nostra salvezza e la salvezza della scienza sta nell'osservare la Costituzione. Scienze e arte sono libere e libere il loro insegnamento. Noi stiamo arrivando al punto in cui il potere soffoca completamente la scuola, la scienza, la sanità, rendendo tutto privato, e quando si dà il potere ai privati ognuno fa i calcoli suoi, mentre invece l'articolo 1 della Costituzione, con questo termine, dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e non si può essere indifferente alle migliaia di persone che vengono ogni giorno buttate sul lastrico con intere loro famiglie. Abbiamo un dovere enorme di ricostituire scientificamente, ma anche personalmente, ognuno di noi, uno Stato veramente democratico in cui, come finisce l'articolo che stavo per citare, la sovranità appartiene al popolo. Scusatemi, ma il mio animo mi portava a dirvi questi argomenti che nessuno conosce, che lasciano indifferenti tutti e che si stanno portando tutti alla rovina, come nella favola del flauto magico che portava a morire nel fiume i topi, e i topi siamo noi. Dunque, in realtà c'è un'ultima domanda, e venendo da una coautrice di Lucio, perché viene da Emanuela Salsiccia, che ha scritto con Lucio il primo libro degli elementi di Euclide, io darei la parola, si può togliere il mute, a Emanuela. Anche i geni minuti, esattamente, e poi dopo lasciamo Lucio rispondere e poi chiudiamo. Non è una domanda,
è una precisazione. Allora, volevo dire che non è stato un tentativo quello della lettura del primo libro degli alimenti di Euclide al tasto, come insegno, è stata un'esperienza completa, è perfettamente riuscita e straordinaria dal punto di vista umano e culturale. Vedere insieme insegnanti di liceo, il professor Russo, Lucio, e dei ragazzi che hanno tradotto 48 teoremi dal greco, gli ultimi teoremi senza vocabolario perché erano diventati bravissimi, è stata un'esperienza per me straordinaria. E quindi non è una domanda, è semplicemente una precisazione e un ringraziamento a Lucio che l'ha permessa al tasto, perché senza lui non era realizzabile una cosa del genere. E un caro saluto. Grazie a voi che avete preso l'iniziativa, io ho aderito. Bella, dai, non è stato così facile e così semplice, era come suonare il violino sui battini, fare la matematica in greco. Io direi che chiudiamo qui, io ringrazio tutti i presenti e chi ha seguito online questa presentazione, che ripeto sarà disponibile sul canale YouTube del Dipartimento di Matematica di Tor Vergata. Grazie a tutti e arrivederci.